Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la, purtroppo, ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedere? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Ah no, non è vero. Ma salve! Sono ancora viva, sì, tutto bene. Scusate la sparizione, ma come potete vedere il set è diverso. Perché vi dico questo? Perché nell'ultimo mese mi sono trasferita, quindi non ho potuto fare i video per quello. Ma breve storia triste, durante la prima sera in cui ci siamo trasferite in questa casa nuova, praticamente ci ha piovuto dentro una stanza e i tempi di reazione dei giapponesi su questa cosa sono, diciamo, pari a quelli di Giorgino nello scrivere Winds of Winter. C'è una buona notizia e una brutta notizia. La brutta notizia è che ancora non è sistemato, ma la bella notizia è che finché non sistemano paghiamo meno l'affitto. E niente, piccolo aneddoto sulla mia vita, concluso. Torno con una nuova puntata della amatissima rubrica Perché odio. Se vi siete persi le puntate precedenti, le trovate nella playlist del mio canale, comunque proverò a metterlo qua da qualche parte, oppure a fine video, se vi fa piacere potete andarle a recuperare. Oggi ci spostiamo da casa Baratheon, che fino ad ora diciamo ha avuto il primato di casata con i personaggi peggio rappresentati della serie. Ma solo per il momento, ragazzi, alla fine di tutta la rubrica tireremo le somme. Sarebbe anche carino alla fine, tra anni probabilmente, di fare tipo chi è stato quello trattato peggio. Anzi, se volete potete anche scrivermelo qua sotto, quello che pensate che nella serie è stato trattato peggio. Grazie a Xenia Targaryen, ti mando un bacione, che mi ha chiesto questo personaggio un po' di tempo fa, abbiamo l'occasione di parlare, analizzare e massacrare un personaggio di un'altra casata, Ramsay Snow o Ramsay Bolton. E ci divertiremo proprio quanto si sono divertiti quei due rincoglioniti quando hanno banalizzato, devastato e assolutamente rovinato tutti i bellissimi personaggi di George Martin, le loro dinamiche e le loro storyline. Ragazzi, non avete idea di quanta voglia ho di distruggere Ramsay, che già è un personaggio che nel libro non è che apprezzo poi più di tanto, e poi ne parleremo. Figuratevi vedermi questo pazzo sadico bastardo diventare uno dei fan favorite dello show, uno dei big cattivoni. Lo distruggo, lo giuro. Ramsay, infatti, nella serie ha acquistato un grandissimo successo. Ramsay è colui che è diventato il principale nemico della storyline del Nord, manco fosse un estraneo. Arcinemico di Jon Snow, colui che ha sconfitto Stannis Baratheon e la sua armata con, udite udite, 20 uomini. Amante di Arle, sbagliato franchise, di Miranda, figlia del Kennel Master, e marito di, no, falso, bugia, schifezza. Io non riesco a capire veramente tutto questo interesse per questo personaggio, anche se penso che, diciamo, la maggior parte del merito debba essere concesso a Ewan Rion, che per carità è un attore fantastico, che devo dire mi ha inquietata anche non poco. Ma Ramsay non è un figo, Ramsay non è uno stratega e tantomeno Ramsay non è un guerriero. Cos'è Ramsay però? Ramsay è un grandissimo manipolatore, sadico, è pericoloso, ma non è sicuramente la prima minaccia che mi viene in mente quando penso al Nord, e non dovrebbe venire in mente lui. Come al solito mi piace iniziare facendovi un paragone di ciò che sappiamo del personaggio dalle informazioni della serie e ciò che sappiamo del personaggio dal libro. Dalla serie noi di Ramsay sappiamo che è il figlio bastardo di Lord Roose Bolton di Dreadfort, ossia di Forte Terrore, e di un'innominata moglie di un mugnaio. E sappiamo che Ramsay è l'unico figlio di Roose Bolton. Prima, ovviamente, nella serie del suo matrimonio con Wolda Frey, detta anche Fatuolda, che poi alla fine, nella sesta stagione, gli darà un figlio. E già abbiamo sbagliato.
Sarebbe così facile dire che questo è l'unico background di Ramsay. Come dicevo prima, Ramsay è un maniaco e questa indole ce l'ha sempre avuta. Non cercate di trovare giustificazioni al perché lui si comporta in un determinato modo, non perdete tempo. Però c'è da dire che nonostante non abbia avuto traumi, la sua vita è stata alquanto particolare o comunque le circostanze. Diciamo che settano la sua infanzia sono stati abbastanza particolari. Ramsay nel libro è effettivamente il figlio bastardo di Lord Rusbolton e di un'innominata moglie di un mugnaio. Non sapremmo il nome di questa donna, ma sappiamo parecchie cosine su di lei. Non avendo un nome, e siccome diciamo un'innominata moglie del mugnaio, oltre a darmi problemi di pronuncia, è anche molto lungo, quindi ho deciso che la chiameremo Norma. Allora, Norma era una paesana qualsiasi che un giorno incontra un mugnaio, che per comodità chiameremo signor mugnaio. E Norma e il signor mugnaio, non sappiamo se per amore o per convenienza, decidono di sposarsi. A posto, direte voi. Sì, per voi sì, ma non per Rusbolton. Ora, piccolo excursus storico sulle tradizioni di Westeros. Dovete sapere che esiste un'antica tradizione dove al lord della terra, diciamo, cioè lord della terra, nel senso lord del paese, ogni lord di ogni paese, è concesso di andare a letto con la moglie di un qualsiasi paesano nella notte della loro prima notte di nozze, dando anche a questa pratica il nome di first night, ossia proprio prima notte. Ma per quanto Westeros sia un paese effettivamente retrogrado per i nostri standard moderni, in realtà si stava modernizzando. E infatti avevano abolito questa pratica, non si poteva fare più. Evidentemente la letterina, che sicuro sarebbe arrivata a Stannis, a Rose evidentemente non è arrivata, cioè il corvo ha tirato dritto. E quando scopre che Norma e il signor Mugnaio si sono sposati senza chiedergli il permesso, si innervosisce e decide di andare al mulino del signor Mugnaio. E cosa farà? Parlerà col signor Mugnaio e Norma e gli dirà: guardate, ci sono rimasto male perché comunque il paese funziona in un certo modo. Lui prende il signor Mugnaio, impicca il signor Mugnaio e abusa di Norma sotto il cadavere del signor Mugnaio. Belli, Bolton. Dopo aver fatto tutto questo casino, Roose torna comodo a Drepford. Che gli frega. Ma un anno dopo, questa pioggia e questo vento, chi è che bussa a sto castello? Il karma, Roose, il karma. Perché è Norma quella la porta di forte terrore? E non è sola, ma gli mostra un bambino. Ora, il primo impulso di Roose quando vede Norma e questo bambino è quello di ammazzare sia il bambino che la madre. Ma appena vede gli occhi del bambino, capisce che quello è veramente suo figlio e si ferma. Ma mica perché gli frega qualcosa, fermi, state là, fermi. Non mettiamoci troppo sentimento in questa storia dove non c'è. Il problema fondamentale di Roose Bolton nella decisione di non uccidere Ramsay quando è un infante è data dal perché, uccidendo suo figlio, Roose si sarebbe macchiato di una colpa molto molto grave a Westeros, ossia Kinslaying. Non Kingslaying, Jaime, ma Kinslaying. Non so la traduzione che hanno deciso di dargli nella versione italiana, ma letteralmente kinslaying vuol dire assassinio di congiunti o comunque chi uccide una persona della sua famiglia. Vi posso fare alcuni esempi, come per esempio Tyrion che uccide Tywin commette kinslaying perché ha ucciso suo padre. Stessa cosa, Aemon One-Eye, Targaryen, quando uccide Luke, Valerion o Targaryen, si macchia di Kinslaying perché comunque loro sono imparentati. Questo in Westeros diventa un vero e proprio stigma e in tantissimi in Westeros ci credono, cioè neanche in tantissimi, cioè tutti ci credono al problema del Kinslaying, che non è solo un problema che è, diciamo, inerente alla dimensione degli uomini, ma è un problema proprio che si ha con gli dèi. Si dice infatti
e ve lo leggo così come me lo passano. No man is so accursed as the Kingslayer. E the Kingslayer is accursed in the eyes of the gods and the men. Quindi diciamo che nessun uomo viene maledetto tanto quanto un Kingslayer e che il Kingslayer è appunto maledetto sia agli occhi degli uomini e soprattutto agli occhi degli dei. George Martin ci dice anche che there are degrees in Kingslaying. As in anything else, fighting a battle in which a brother dies might be frowned upon, but killing him with your own hand would be considered far worse. Ossia, che la gravità di chi commette Kingslaying è comunque differente, nel senso è sempre grave, però ci sono dei livelli. Quindi George Martin ci dice che se due fratelli si affrontano sul campo di battaglia e uno dei due muore sotto la spada dell'altro, è grave. Ma se un fratello uccide un altro fratello, lui intende a mani, dice a mani nude, ma intende non senza un valido motivo, ma proprio, cioè, che ci va proprio, cioè che dice mi sono svegliato una mattina e dice oggi ammazzo. Allora quello è ancora più grave e di questo Rose non vuole assolutamente macchiarsi. E la paura dello stigma del Kingslaying è l'unico motivo per cui sia Ramsay che Norma sono ancora vivi. Ma Norma a questo punto gli dice che non sa dove andare. E perché non sa dove andare? Perché il fratello del signor Mugnaio ha reclamato il mulino del fratello. E ha cacciato Norma il ragazzino. E che cosa deciderà Rose di fare? Va dal fratello del signor Mugnaio e gli stacca la lingua. E perché fa questo? Così che il fratello del signor Mugnaio non sarebbe potuto andarsi a lamentare o soprattutto a denunciare al Lord Supremo del Nord, ossia Lord Rickard Stark, che Rose aveva combinato un bel casino nei confronti di Norma. Perché appunto vi ricordo che la tradizione della First Night non esiste più, quindi Rose non ha nessun diritto di andare a rompere il cazzo alle persone, capito? Dopodiché, cacciato il fratello del signor Mugnaio, sistema Norma dentro al mulino, gli dà un maiale e qualche gallina e le fa la promessa che avrebbe pagato il mantenimento del bambino, ordinando a Norma di non rivelare mai al ragazzino l'identità del vero padre. E poi cosa succede? Con sta pioggia e con sto vento, chi è che bussa a sto castello? Wow, è Norma, di nuovo! Sono passati anni, Norma! Cazzo vuoi, dice Rose. La ragione per cui Norma è tornata a Drakford è che a quanto pare questo ragazzino sicuramente non saprà chi è il padre, ma il corpo non cade troppo lontano dal cappio. Era così. E Ramsay sta diventando un bambino agitato, diciamo ingestibile. E Norma è venuta a chiedere aiuto perché non riesce a gestirlo. La risposta di Rose a tutto questo, quale sarà? Parlare con il bambino? Farlo vedere da un maestro bravo che gli avrebbe fatto molto bene? No, lui gli manda Rick. Rick, il primo. Rick, versione 1.1. Rick, l'originale. Chi è Rick? Rick è uno che lavora dai Bolton. Probabilmente il suo nome era tipo qualcosa come Hickey, Heke, non ho idea di come si pronunci, ma viene chiamato Rick. E perché viene chiamato Rick? Perché quest'uomo, non importa quanti bagni si faccia, lui emana sempre un odore nauseante. Dovuto a quanto pare a una sindrome della pelle, immagino, comunque una sindrome che non è ben specificata, però è una sindrome che purtroppo non gli permette di emanare un buon odore. E per questo lo chiamano Rick, perché Rick in inglese vuole proprio dire qualcosa che puzza, cioè puzza male. A questo punto Rick viene mandato al mulino a badare a Ramsay. Qui va male male, cioè così male che neanche Rose si aspettava tanto male, perché Rose in realtà aveva mandato Rick da Ramsay quasi come scherzettino, una burla, perché Rick diciamo era sì che lavorava dai Bolton, non so se avesse discendenze nobili, onestamente non viene mai detto, ma
proprio per questo, diciamo, non contava tanto a Dreadford, non contava niente e soprattutto non aveva mai avuto un addestramento militare. Perciò, diciamo, gliel'ha mandato così, tanto per lui non perdeva nessuno e chi se ne frega, insomma, era questo il concetto. E ricordiamolo questo perché da che Rick va al mulino, lui e Ramsay diventano praticamente inseparabili. Dove va uno, va l'altro. Se arriva uno in una stanza, stai sicuro che dopo arriverà pure quell'altro. E per quanto Rick fosse effettivamente una mezza sega per quanto riguarda la preparazione militare, è in realtà potentissimo per quanto riguarda le violenze. Sì, perché infatti sarà Rick a insegnare a Ramsay le tecniche macabre e malate che Ramsay appunto imparerà. Quindi, non lo so, il manuale, come si scuoia la gente, non lo so. E qui sicuramente sareste portati a pensare, oddio, povero piccino, ma quindi è stato traumatizzato, è stato traviato. In realtà non ne siamo certi. Io penso, anzi, sono più propensa per il no, perché non viene mai, diciamo, dato nessun indizio nella psiche di Ramsay o dalle parole di Ramsay, che Ramsay sia effettivamente stato succube di Rick. Rose stesso infatti ci dice che non riusciva a capire se fosse stato Rick a traviare Ramsay o Ramsay a traviare Rick. Infatti c'è, diciamo, questa dinamica di sudditanza nei confronti di Ramsay, quindi Rick è molto succube di Ramsay e Ramsay stesso dice a Theon che Rick sapeva perfettamente che era meglio non farlo arrabbiare, quindi in realtà non si sa com'è andata. La mia opinione in realtà è che le persone in generale si influenzano. C'è chi viene influenzato un minimo e c'è chi invece viene influenzato parecchio. Diciamo che tutta questione di indole e sintonia può avvenire sia in bene che in male. Nel caso specifico di Ramsay e Rick, se tu metti due matti insieme che vanno d'accordo, cioè quindi cliccano da quel punto di vista, va a finire che ti ritrovi nel paese delle meraviglie con l'hashtag gigante We Are All Mad Ear. Ci sono tantissime storie true crime, big fan di Elisa True Crime comunque, dove vediamo appunto coppie di amici, fidanzati, che si influenzano in modo irreparabile. In più, a un certo punto, Ramsay viene a sapere che è in realtà il figlio di Rose, il quale pensa, senza conferma, perché ovviamente non lo sa, che Norma e Rick abbiano, diciamo, cospirato per far sapere a Ramsay, diciamo, la verità dietro la sua nascita. Non si sa, sicuramente è stato uno dei due, se è stato uno, se sono stati entrambi, questo ovviamente non si può sapere. Che dite? È un po' più interessante rispetto a ho un figlio bastardo che ti aiuterà a riprendere Winterfell. Manco questo hanno beccato. E non parlo del passato di Ramsay, o almeno non solo. Inoltre voglio aggiungere che, ma lo ripeterò parecchie volte all'interno del video, questo passato e questo rapporto tra Ramsay e Rick è molto importante sia per il personaggio di Ramsay, ma anche per il problema di identità che andrà ad affrontare poi Theon all'interno della sua storyline. Ma tanto poi ci torno e entro più nello specifico più tardi. Mi piace inoltre soffermarmi su un particolare importante. Come dicevo prima, nella serie Ramsay ci viene presentato come unico figlio di Roose Bolton, ma Ramsay non è l'unico figlio di Roose Bolton, ma bensì finché no, non nascerà un altro figlio, forse tra il matrimonio, insomma, di Roose e Walda, Ramsay è l'unico figlio vivente di Roose Bolton. Vivente, avete capito bene. Quindi ce ne sarà un altro e sarà morto. E mo questo chi è? Vi presento Domerick Bolton, unico figlio legittimo di Lord Roose Bolton di Dreadford. Nato tra il 273 e il 281 dopo la conquista di Aegon, dal secondo matrimonio di Roose con Lady Bethany Riswell. Non vi lasciate ingannare dalla somiglianza che accomuna Domerick, Roose e anche lo stesso Ramsay, perché per quello che ci viene detto di Domerick, questo ragazzo in realtà era una dolcezza. Non ha ereditato, per quello appunto che ci viene raccontato, nessuna delle caratteristiche, diciamo, tipiche dei Bolton. Non ha nessuna tendenza né macabra né sadica. Domerick amava la storia, suonava l'arpa
ed era bravissimo a cavalcare. Ma allora, perché un ragazzo così buono e in salute ci ha lasciati? Perché la frutta buona muore? Perché quando si avvicina troppo a quella marcia, marcisce pure lei. Domeric, nella sua infanzia, era stato un protetto per qualche anno prima dalla zia Lady Barbary Dustin, sorella della madre, e poi era andato da Lord Redford nella Valle di Arryn. A un certo punto però Domeric scopre di avere questo fratello bastardo e con tutte le buone intenzioni decide di andarlo a conoscere. Rose tentò di dissuaderlo dicendogli dove cazzo vai, ma Domeric aveva deciso ormai. Lui voleva stringere un rapporto con questo fratello bastardo, anche perché Domeric aveva sempre voluto avere dei fratelli, quindi sapendo di averlo, giustamente voleva andarlo a conoscere. Quindi Domeric si reca al mulino, ma quando torna a Trefford, stranamente si ammala e poco dopo muore. Verrà detto dal maestro che la sua morte è da attribuirsi a un problema che gli ha distrutto l'intestino. Ed è stato improvviso, cioè comunque Domeric non era un ragazzo cagionevole, era un ragazzo giovane, era un ragazzo forte, quindi cioè morire così, ammalarsi così. Ed è proprio per questo che Rose è sicuro che dietro alla morte di suo figlio legittimo ci sia proprio lo zampino di Ramsay. E che Ramsay avesse appunto avvelenato suo figlio e unico erede. E proprio anche per questo fatto non c'è amore nel cuore di Rose per Ramsay, dove invece Rose amava molto suo figlio Domeric. Questo fatto lo porta comunque a odiare un po' di più il suo figlio bastardo. Però a questo punto purtroppo Rose non ha altra scelta, perché non ha nessun altro erede, ed essendo Ramsay il suo unico figlio deve comunque portarlo a Dreadford, dove in questo momento Ramsay riceverà un minimo di istruzione, diciamo, quindi impara, soprattutto impara a scrivere, una cosa che viene comunque detta che lui sa scrivere. Per quanto riguarda la preparazione militare, continua ad essere comunque molto carente. Quindi questa è l'intera storia di Ramsay e della sua infanzia. È comodo dire che era l'unico, ti toglie minutaggio utile per vedere tette e culi probabilmente. A parte gli scherzi, anche se credo che sia questa la motivazione, non capisco perché sbarazzarsi del personaggio di Domeric, che a parte non devi neanche prendere un altro attore, basta che lo racconti, cioè sono 2 minuti di racconto, non è che devi dire niente. Il personaggio di Domeric spiega perfettamente quanto Ramsay non abbia assolutamente empatia o amore, e come non abbia traumi in tal senso. Domeric voleva semplicemente conoscerlo, voleva stringere un legame con lui, ma a Ramsay questa cosa non importava, e anzi ha colto l'occasione per toglierlo di mezzo, perché effettivamente Domeric era l'unica cosa che gli impediva di comunque entrare nel castello di suo padre come unico figlio. Ciò che è successo a Domeric, come dicevo, è importantissimo per caratterizzare anche il rapporto che Ramsay ha con suo padre, perché è importante. È importante ricordarsi che Rose non apprezza Ramsay, cioè nel libro, perché nella serie è un'altra cosa, ma nel libro Rose non apprezza Ramsay, non lo può vedere quasi. Rose e Ramsay non fanno squadra, Rose non è fiero di questo figlio ed è terrorizzato all'idea di morire prima di Ramsay e soprattutto di morire senza un erede che può scavallare Ramsay. Pensate che dal punto di vista di Arya vediamo che Rose si sottopone al salasso. Che cos'è il salasso? Il salasso è una pratica che si usava nel Medioevo, ossia la pulizia del sangue tramite sanguisughe, quindi si fa ciucciare il sangue dalle sanguisughe, perché si diceva che questa pratica allungasse la vita. Ramsay in questo momento è completamente a briglia sciolta, perché ora neanche Rose lo può fermare. Non solo perché è l'unico erede, ma ritorniamo al problema del kinslaying. Non lo può fare fuori, non si vuole macchiare di questo crimine. Pensate che Rose non sopporta così tanto Ramsay che neanche lo nomina, e questo ci viene detto da Sir Roderick svariate volte. Il fatto che Rose, cioè che sapevi, diciamo, per sentito dire, che Rose avesse un figlio, ma lui non ha mai parlato di questo figlio. Rose nel corso di tutti i libri non sarà mai fiero di Ramsay, mai. E mentre Ramsay se la sente il re del mondo, nel frattempo Rose lo fa spiare da quelli che Ramsay crede i suoi fedeli compagni, con i quali, diciamo, terrorizza Theon e non solo, ossia i
Bastard Boys, i ragazzi del bastardo. Sembra il nome di una boy band del male. Altro che Miranda, figlia del Kennel Master. Ma perché? Poi innamorati due. Vuole uccidere Tion perché ha ucciso Miranda, capito? Cioè, pure lui. Vedo che in A Game of Thrones. Sì, in A Game of Thrones. Che in A Game of Thrones ogni volta che qualcuno, cioè, si innamora diventa scemo comunque. Ma perché mi snaturalizzi pure Ramsay? Un personaggio che intanto all'interno del libro non ha il punto di vista. E che lo acchiappi per forza, è caratterizzato da due cose. Essere sadico e un maniaco, cioè, è difficile sbagliarlo. Cioè, se non ti va di leggere, almeno vai su sta linea. Cioè, apri Wikipedia, capisci che dici, ah, ok. È pazzo, è sadico, vado dritto, cioè come fai a sbagliare? No, ci mettono Miranda, Harley Quinn, così possono fare i pazzi insieme. Una cosa su cui invece non mi posso lamentare più di tanto è il casting. A parte appunto la bravura nel suo mestiere, Ewan Rion somiglia parecchio, diciamo, a un Bolton. Sicuramente rispetto a Ramsay è molto più carino. Di come Ramsay ci viene descritto nel libro. Nel libro Ramsay è descritto proprio come brutto. Non è un parere personale, è proprio brutto. A quanto pare ha tipo le spalle cadenti, una struttura ossea grossa, massiccia. Diciamo che non è massiccio come Robert nei tempi che furono, ma diciamo che sta mettendo un po' di peso. Ecco questo. Ramsay ha una faccia effettivamente viscida. E se avete visto delle persone viscide, avete idea, insomma, cioè la sensazione vi viene in mente. Ha una bocca piccola, ma le labbra sono tipo molto carnose. Vengono descritte come vermi, cheat. Sorride sempre, è tipo lo stregatto. E George Martin ci tiene a farci sapere che le sue labbra sembrano sempre umide. Un sorriso bavoso. Brivido, mi è appena corso la schiena, che i suoi capelli sono lunghi e neri e il suo naso è grosso, pronunciato. Il tratto però più distintivo di Ramsay sono sicuramente gli occhi. Occhi di colore azzurro chiarissimo, descritti appunto come ghiaccio, uguali a quelli del padre. Diciamo che piuttosto ripulito, fatto più carino, Ewan Rion ci sta con la descrizione di Ramsay. Sicuramente diciamo che sembra un Bolton, quindi va bene, insomma. Soprattutto per quanto riguarda gli occhi, anche lui ha questi occhi grandi, molto molto chiari, che riesce, diciamo, a dargli quella luce molto inquietante che ovviamente Ramsay deve avere. Però c'è uno dei grandi problemi che mi urta il sistema nervoso non sapete quanto. Perché gli fate usare l'arco? Io non lo so, ma sono fan di Legolas se non ce l'hanno mai detto. Ma cos'è fissa per gli archi? E Bran usa l'arco e Ramsay usa l'arco. Oh, ma l'arco è di Tion! L'arco è di Tion! Ripetiamolo insieme: l'arco è l'arma di Tion. Allora, un personaggio quando viene creato viene caratterizzato da tante cose. Nei fantasy le armi sono molto utili per descriverti l'approccio, diciamo, del personaggio. Ti dice tante cose l'arma che usa il personaggio. Un indizio della sua personalità e delle sue skills. Può essere un personaggio come anche un popolo. Nel caso del Signore degli Anelli, per esempio, gli elfi usano sempre l'arco perché te li descrive effettivamente. Santa miseria! Per utilizzare l'arco devi essere una persona precisa, pulita, elegante, sicuramente. Volete sapere che armi usa Ramsay? Questa. Che fonti mi dicono si chiami Falchion? Falchion? Falcione, credo in italiano, una cosa di questo genere. Comunque questa. Che, come potete vedere, non è una spada, è una lama. Cioè, è praticamente più simile a un macete. Inoltre usa anche comodi pugnali e soprattutto comodi coltellini, diciamo, atti a scuoiare. Ramsay, e lo ripeterò 10.000 volte, finché non mi chiederete basta, abbiamo capito, va bene, sei stata chiara, non ha allenamento militare. E tutte le armi che tocca, e viene detto nel libro, vengono usate da lui come se fosse un macellaio. E non il macellaio del mestiere, proprio il macellaio quello ci stiamo capendo. Vedete come le armi tornano utili quando dobbiamo descrivere un personaggio? Regà, è tutto studiato, quando viene scritto un libro è tutto studiato da A a
a Z, non è che ti inventi le cose all'ultimo, è fatto tutto apposta. Ramsay ama il sangue, Ramsay ama veder soffrire le sue vittime. Chi si diverte a tormentare gli altri, a punzecchiarli con parole e azioni che suscitano irritazione, disagio e sofferenza? Enciclopedia Treccani, quando cerchi cos'è un sadico. Ora, sadico è colui che ama infliggere dolore, cioè vuole il contatto, capito? Un'arma elegante come l'arco non gli darebbe nessunissima soddisfazione. È troppo pulita, c'è troppa poca sofferenza. È un'arma che ha effetto solo da lontano, effettivamente. Tu non ti avvicini al tuo avversario. Lui vuole essere parte della tua sofferenza. Ma ti pare che uno così si metta a usare l'arco? Come un pro, poi, tra l'altro. Come ho detto in altri video, l'arco è difficilissimo da utilizzare, proprio da imparare ad usare l'arco. È molto difficile. E questo, che non ha mai ricevuto allenamento militare, lo usa benissimo. Io, boh, non lo so. Voglio dire, ma perché gli dai l'arco? Ma ci stanno tutti... Cioè, anche l'arma? Cioè, perché cambiargli l'arma? Perché? Torniamo alla personalità di Ramsay. Come dicevo prima, una delle caratteristiche, no una, cioè le caratteristiche principali che descrivono Ramsay sono il fatto di essere un manipolatore, un sadico e un maniaco. Ed è assolutamente bravo, diciamo, ad essere manipolatorio, ma non è cauto. Ramsay agisce spesso sull'impeto del momento, non pensando alle ripercussioni a lungo termine delle sue azioni. Sento anche un sentore di psicopatia. C'è uno psicologo, uno psichiatra tra di voi. Fatemi sapere effettivamente magari che, non lo so, che profilo può avere, perché può essere magari interessante, quindi se lo sapete ditemelo. Questa sua indole, comunque appunto poco cauta, si scontra anche questa con l'indole del padre. Bruce la vede in questo modo. A peaceful land, a quiet people. Che vuol dire? Se hai una terra tranquilla, nessuno si può lamentare. E se nessuno si lamenta, tu campi di più. Bruce preferisce, diciamo, non adirare chi è intorno, diciamo per la maggior parte, perché nelle nozze rosse ha bucato malissimo. E nel libro il Nord ricorda veramente, non come quei deficienti che nella serie non hanno neanche aperto un portone a Sansa Stark. Un altro tratto che Rose non apprezza del figlio è il fatto che Ramsay agisce senza paura e quindi senza giudizio, il che ovviamente non lo rende adatto a comandare. Ok, ora che abbiamo inquadrato Ramsay, tutto il suo passato, presente e personalità, possiamo vedere nel dettaglio cosa gli hanno fatto fare nelle stagioni e che cosa invece fa nei libri. Allora, Ramsay viene introdotto nella seconda stagione solamente nominandolo, tu non lo vedi. E, come dicevo prima, a Ramsay viene dato l'onere e il dovere, o anche l'onore, possiamo dire, di andare a riprendere Grande Inverno, che era stata presa da Theon. E fa una mossa incredibile, cioè una mossa infallibile. Circonda Grande Inverno e per tutta la notte suona un corno che non fa dormire Theon. Nessuno ci avrebbe dato peso nella vita, cioè nessuno ci avrebbe dato peso. Ma non Theon, che per farci capire che evidentemente è un idiota, la loro visione, invaso dall'ira per non aver dormito, la mattina dopo fa un mega discorsone agli Uomini di Ferro, proprio un discorsone motivazionale che Aragorn spostati, ma anche in questo caso ci viene fatto capire che Theon è un incompetente, perché fa il discorsone motivazionale che Aragorn spostati, ma alla fine viene tramortito dagli Uomini di Ferro che, a quanto pare, accettando un accordo con Robb, decidono semplicemente di dare Theon ai Bolton. Ma non avevano fatto i conti con Ramsay Snow e la sua potenza, che ovviamente rapisce Theon e scuoia gli Uomini di Ferro e dà fuoco a tutta Winterfell. Solo io noto le falle in questa narrazione? Cioè, intanto, quale accordo? Ma con chi? Ma quando? Che Robb è al sud? Come fa a fare Robb un accordo con gli Uomini di Ferro? Ma quando? Cioè, facciamo un recappino della serie. Ci va. Allora, Robb ha mandato Theon alle Isole di Ferro perché voleva il supporto di Balon Greyjoy, padre di Theon. Padre di Theon dice, ti attacchi, voglio essere io il re.
E di tutta risposta, Theon si allea con loro e vanno a prendere il Grande Inverno. Questi uomini, io ve lo giuro, e parlo della serie, non del libro, non escono mai da Grande Inverno, stanno sempre là, cioè tu non vedi mai qualcuno che fa: scusate, vado un attimo fuori che non lo so, voglio andare a cogliere delle bacche nella foresta, poi torno e poi torno e va a fare l'accordo. Cioè, ma quando hanno fatto st'accordo? Io non capisco. Che poi con Rob, che voglio dire, cioè mi incazzo solo a dirla questa cosa. Come fai a fare un accordo con il re del nord, tu che stai contro il re del nord? Ora, se tu stai facendo un accordo con un altro re, vuol dire che se non ti stai sottomettendo, comunque hai fatto una trattativa, hai fatto un accordo che giova ad entrambi, no? Ora, gli Ironborn, prima di arrendersi, si danno fuoco piuttosto e lo danno pure a te. Ma voglio dire, ma almeno come funzionano le casate, no? Cioè, la loro psicologia, il loro intento. Ma almeno lo vogliamo prendere, corona di sale e ferro. Noi non seminiamo, noi non siamo come la gente delle Greenlands. Stanno sempre a rompere il cazzo con tutte ste frasone e non solo, rompono anche il cazzo con rivolte e guerre. Nessuno in tutto il mondo si fida dei Greyjoy proprio perché hanno questa tendenza. E mo fanno l'accordo da soli, così, senza di niente a nessuno. Al che mi chiedo come l'abbia presa Belon. Meno male che Ramsay li ha ammazzati prima, guarda, perché penso che se provate a rimettere piede alle Isole di Ferro vi annegava lui a mani nude personalmente proprio. Che poi, scusate, cioè se loro hanno fatto questo accordo, no? Quindi gli doveva arrivare Theon. Ma a Rob Theon non arriva, ma non si chiede dove cazzo sta Theon. Cioè, ho mandato sta gente, cioè ho fatto l'accordo con sta gente per riportarmi Theon e io Theon a casa non ce l'ho, ma nessuno si fa due domande. Cioè, ce lo siamo scordati. Cioè, manco l'hai visto Ramsay e già l'hai mandata in culo. Spiegone del libro. Dicevo, nel libro, mentre Roose è al sud a combattere insieme a Robb nella ribellione contro la corona, Ramsay che fa? Comincia a nord, che Ramsay è rimasto ovviamente al nord, a radunare truppe. E questo lo sappiamo dal punto di vista di Bran, che nel mentre è il principe di Grande Inverno e deve pensare a che cazzo sta facendo questo psicolabile. Ramsay, dicevo, sta radunando delle truppe e si sta cominciando a muovere, ma non si capisce che cazzo vuole fare effettivamente. Tant'è che il regno subito vicino, quello che si trova sotto il controllo di casa Hormood, si sente ovviamente intimorito perché non riescono a capire che cazzo sta facendo questo, cioè perché prendi truppe, perché ti stai muovendo, che cosa vuoi. E Lady Donella Horwood, che al momento appunto è a capo di casa Hormood, gli manda una lettera a Ramsay chiedendogli appunto quali fossero le sue intenzioni e Ramsay molto allegramente le risponde con una lettera dicendole che non si sarebbe fatto questionare da una donna. Miranda Harley Quinn, figlia del Kennel Master, per santo cielo, voglio dire, almeno prenditi un uomo che considera le donne. In questo periodo, Bran ha organizzato a Grande Inverno la festa del raccolto, The Harvest Feast. Che cos'è la festa del raccolto? Quando arriva l'autunno, i maestri consigliano ai lord di fare questa festa del raccolto, che appunto serve intanto perché i lord delle casate, appunto, del lord principale, quindi Bannerman, vanno dal lord principale e nel mentre gli portano tipo un tot di grano, quindi comunque di cibo, e tu lo metti come si chiama, nelle riserve per quando poi arriverà l'inverno, ma soprattutto arrivano e devono rinnovare il giuramento. Quindi i lord del nord sono andati da Bran a giurare fedeltà a casa Stark. Tra questi lord c'è anche Lady Hormood e Lady Hormood in questo momento si trova in una situazione pericolosina, non solo per quanto riguarda Ramsay, ma anche per quanto riguarda chi dovrà essere l'erede di casa Hormood. Ora dovete sapere che Donella Hormood non è nata Hormood, lei è stata sposata a il Lord Hornwood, che però non hanno figli, perciò si sta decidendo tra i lord, fanno tipo il concilio, no? Per capire che cosa devono fare, tra i lord, tra cui appunto Bran, perché è il principe di Grande Inverno, di che cosa si deve fare in questa situazione. E a questo punto, diciamo, si trovavano nella decisione di o far risposare Donella Hormood, ma non si sapeva a chi,
Perché insomma c'erano diverse case coinvolte e sennò poi si sarebbe andato a creare un casino. Infatti Bran aveva detto, siccome Adonella scompinferava Ser Roderick, allora Bran ha detto a posto, ti sposi tu con lei e tutto bene, insomma, però Ser Roderick diciamo non accetta perché a parte non si sente all'altezza di Lady Horwood perché lui è un maestro d'armi e Lady Horwood è una lady, ma anche perché diceva comunque magari poi dopo alla mia morte siamo da capo a 12, insomma, cioè comunque magari cercheranno di nuovo di prendere casa Horwood. Allora Bran decide di provarne un'altra e dice, ok, Lord Ormood aveva un figlio bastardo, non c'è problema, diamo, diamo il castello a lui, non legittimarlo, ma proprio come bastardo dargli il castello. Ma anche qui ovviamente i Lord si oppongono perché appunto, essendo un bastardo, sicuramente qualcuno si sarebbe opposto a questa cosa. Ora, siccome hanno, diciamo, non hanno accettato le proposte che ha fatto Bran e nessuno ha proposto qualcosa di meglio, Lady Ormood torna a casa. Purtroppo, però, nella via di casa viene intercettata, rapita da proprio Ramsay Bolton. Che cosa succede? Che Ramsay sposa Lady Ormood, la costringe a sposarlo. E le fa firmare un accordo, diciamo un documento, dove viene appunto decretato che l'erede dei terreni degli Ormwood sarà proprio il marito di Lady Ormwood, quindi Ramsay, e la chiude dentro una torre. Ora, essendo Lady Ormwood parente dei Manderly, casata che tra l'altro io adoro, è una casata minore fedelissima agli Stark, di cui parleremo poi in altri video, succede il casino perché ovviamente si sta imparentato appunto con una poverina che è stata diciamo rapita, ovviamente tu come casa ti incazzi e vuoi andare a riprendere. E quindi i Manderly e i Bolton cominciano a scontrarsi tra di loro, al che Bran è costretto a mandare le poche guardie che aveva a sedare, diciamo, la situazione, tra cui appunto ci va anche Ser Roderick. E cosa accade? Che Ser Roderick, quando è andato a fermare Ramsay, ha ucciso Ramsay, cioè non mi ricordo se proprio lui, comunque il gruppo dove c'era Ser Roderick, uccide Ramsay e si porta appresso Rick. O così sembra, perché in realtà, vedendo Ser Roderick e il suo gruppo che si dirigeva verso la loro direzione, Ramsay e Rick si sono scambiati i vestiti e mentre Rick nei panni di Ramsay è stato preso da Roderick, no, e mentre Ramsay nei panni di Rick viene preso da Roderick, Rick nei panni di Ramsay viene ucciso mentre stava scappando a cavallo. A questo punto, a Grande Inverno, Ser Roderick consiglia di giustiziare Rick, ma non possono farlo. Perché gli serve un testimone che testimoni poi a Rob quando poi tornerà dalla guerra quello che Ramsay stava combinando, perché comunque hanno ucciso il figlio di un lord, quindi tu devi giustificare il perché è successa questa cosa e ti serve un testimone. E nessuno poteva essere meglio di questo Rick, che tutti sapevano, insomma, che stava culo e camicia con Ramsay. E a questo punto Ramsay nei panni di Rick viene chiuso nelle celle di Grande Inverno. Meno male che l'avevano mandata a riprendere il Grande Inverno, eh. Hanno fatto una trasposizione letterale di quello che è successo. Sì. A questo punto Roderick riparte perché devono andare a cercare appunto Lady Ormwood e si scopre il destino della povera Lady Ormwood e non è bello. Per chiunque scriva tipo fanfiction birichine con Ramsay, ecco un esempio vero di come Ramsay tratta le donne. La Lady era stata chiusa, come dicevo prima, in una torre a fare la fame ed effettivamente è morta di stenti e l'hanno trovata, pensate, con delle dita in meno perché se l'era mangiate da sola. Intanto, mentre appunto gli uomini di Bran stanno cercando di risistemare la situazione a nord, quindi non sono a Grande Inverno, Jojen Reed e Mira, che nel frattempo sono a Grande Inverno, sono arrivati alla festa del raccolto a giurare fedeltà a Bran. Jojen in questo momento ha una visione dove vede appunto Ramsay
Rick, Ramsay nei panni di Rick, con due corpi di due bambini sotto di lui. E quindi diciamo che faceva la predizione a Bran che Bran e Rickon sarebbero morti. Ricordiamoci questo particolare per eventi futuri. Dopo poco, purtroppo, Theon arriva e, essendo Winterfell sguarnita da molti uomini, riesce ad entrare e a prendere il castello. Trovano Rick nelle segrete. E Rick qui giura fedeltà a Theon. Ed è qui che Rick diventa un servitore di Theon. E Theon se lo porterà dietro praticamente per tutto il tempo. Se lo porterà dietro, pensate, anche quando va a cercare Bran e Rickon che erano spariti. Sarà Rick, non Theon, ad avere l'idea di uccidere altri due bambini e farli passare come i figli di Ned Stark. Prende questi due bambini, li uccidono, decapita questi bambini, scuoia le loro facce per non far vedere le fattezze, e poi le mostrano alla gente di Grande Inverno. Ma zio, banana. Ma come fai a far fare una cosa di questo genere a Theon? Come fai? Non mi dilungo neanche qui, perché comunque ho in previsione di fare anche un video ovviamente su Theon dove vedrò, analizzerò bene il suo personaggio. Comunque vi basti sapere che una parte importantissima, se non la più importante, del personaggio di Theon è la ricerca dell'identità. Molto simile a Jon effettivamente in questo. Theon ha tanti problemi con l'identità, con il fatto di appunto essere cresciuto di essere cresciuto in una famiglia quando invece ne appartiene a un'altra. Questo influenza tantissimo la sua personalità. E pensate che lui sarà sconvolto, Theon sarà sconvolto e adirato dal fatto che tutte le persone di Grande Inverno non hanno dubitato neanche per mezzo secondo che sia stato lui stesso ad avere l'idea di uccidere Bran e Rickon. Cioè loro appena hanno saputo che Bran e Rickon erano morti hanno detto, cioè subito hanno fatto, tu sei un bastardo, l'hai uccisi tu, cioè sicuro. E lui si chiede da solo e dice, ma è possibile che questa gente con cui io sono cresciuto non mette un attimo, diciamo, in dubbio il fatto che possa essere stato io? Cioè, nel senso che magari non sono stato io. Quindi lui soffre molto il fatto che è cresciuto a Grande Inverno, ma non si è mai, diciamo, ambientato dentro il Grande Inverno. E questo problema identitario gli porterà un sacco di problemi nella sua storyline, ma lo vedremo meglio. Ad ogni modo, è Ramsay quello che ha avuto l'idea di ammazzare altri due bambini. È vero, Theon gli ha detto ok, però l'idea e l'esecuzione è stata fatta da Ramsay. E con il permesso di Theon uccide tutti gli Ironborn che erano lì con loro mentre hanno preso questa decisione, quindi che anche loro sapevano che Bran e Rickon non erano morti. Ad un certo punto, Theon penserà anche di uccidere Ramsay, di uccidere Rick, ma decide di non farlo perché, siccome sapeva che Rick sapeva scrivere, diciamo aveva paura che aveva scritto la verità sul destino di Bran e Rickon da qualche parte e poi che qualcuno l'avrebbe scoperto, quindi decide di non ucciderlo. E questo sarà poi effettivamente un grave errore e Theon pagherà le conseguenze di questa decisione. Nonché questo piano appunto di uccidere Bran e Rickon si è torto anche proprio contro lo stesso Theon. E non solo il piano, ma anche il Nord, perché il Nord a questo punto marcia a Grande Inverno per andare a prendere Theon e a riprendersi appunto Grande Inverno per vendicare i figli di Ned Stark. A questo punto Rick, Ramsay nei panni di Rick, dice a Theon, tranquillo, fammi andare a Dreadford e porterò dei rinforzi. E effettivamente ci va. E quando gli uomini di Dreadford si incontrano con le forze del Nord, tra cui c'era anche Ser Roderick, Rick, vestito in una bellissima armatura rosso, proprio scintillante e bello vivo, ammazza Ser Roderick. E siamo a quota tre personaggi che hanno fatto uccidere a Theon nella serie, quando invece era opera di Ramsay, al che Rick porta i corpi di Ser Roderick e di altri lord all'interno di Grande Inverno per mostrare appunto la sua lealtà a Theon, che apre le porte. E Theon in questo momento fa appunto la scoperta che quello che ha davanti, quello con cui ha avuto a che fare, non è affatto Rick, bensì è proprio Ramsay Snow. E Ramsay lo tramortisce, lo rapisce e poi dà fuoco a Winterfell e la Winter Town, che è la città che sta proprio fuori Grande Inverno. Bella la serie, eh? Bella.
Bellissima. Cioè, ma quanto è figo questo pezzo nel libro? La trama di Winterfell nel secondo libro è interessantissima sotto tanti punti di vista. Ci viene introdotto Ramsay e capiamo la sua strana e pericolosa personalità. Vediamo nel dettaglio i problemi di identità di Tyrion e tutte le scelte sbagliate che comunque fa e i motivi per cui le fa, che lo rendono molto più complesso di un semplice traditore. E vediamo anche come Bran sa fare politica, come si comporta con gli altri lord e come per la prima volta da quando si è svegliato dal suo stato comatoso non si senta spezzato, non si senta incompleto tramite appunto la politica. E io sto cercando di non trasformarmi in Shaggy Dog in questo momento. Ma porca trota! Dai, come fai a prendere una trama così, cioè interessantissima, piena comunque di risvolti interessanti, e trasformarla in semplicemente mando mio figlio a riprendere Grande Inverno? Passiamo alla stagione. Io vi assicuro che mi guardo tutto e raramente mi impressiono mentre guardo un film. Ma minchia, quello che sono stati in grado di mostrare in questa stagione va oltre lo splatter e l'horror. Io tantissime volte le scene di Ramsay e Tyrion le ho trovate assolutamente disturbanti. Non voglio criticare per forza, per carità, come al solito, complimenti agli attori che sono bravissimi perché comunque, cioè, il senso di terrore te lo fanno arrivare tutto, ma c'è un confine sottile tra far vedere una dinamica disturbante e disturbare veramente. Cioè, ci sono tante scene così, una bastava, nel senso, voglio dire, non è che mi devi far vedere proprio tutta la dinamica della tortura. Mi fai vedere una e poi mi fai vedere come è diventato Tion. Invece mi sono dovuta vedere, diciamo, una serie intera di torture continue su questo poveraccio. Io ve lo giuro, abbiamo capito, Ramsay è un pazzo. Ramsay è bravissimo a scoiare e torturare. Il messaggio ci è arrivato chiaro, proprio forte e chiaro, ci è arrivato chiarissimo, meglio di tanti altri. Allora, la terza stagione si apre con Tion che è rinchiuso in un posto non ben definito. E qui viene torturato giornalmente da persone non ben definite. E a quanto pare qui già cominciano a torturarlo e a pressarlo psicologicamente. E qui vediamo un altro tizio non ben definito, ma sicuramente che è più importante degli altri perché lo riprendono più volte. Quindi probabilmente ci dobbiamo prestare attenzione a questo tizio non ancora ben definito, ma più definito degli altri. E a quanto pare questo tizio ci dice che è un emissario degli Uomini di Ferro. Ma perché Tion pensa che quelli che lo stanno torturando siano uomini di ferro? Non mi è chiaro. E mi trattengo. Nel frattempo, sappiamo, diciamo nella storyline di Rob, nelle scene di Rob, sappiamo che Ramsay ha mandato una letterina, pure qua è pieno di letterine, quindi Ramsay ha mandato una letterina con un falso racconto di quello che è effettivamente successo a Grande Inverno. E dove dice che Winterfell è stata distrutta dagli Uomini di Ferro, Bran e Rickon sono morti e Tyrion è sparito. Mettiamoci nei panni di Rob. Se io mi metto dal punto di vista di Rob, io penso che nessuno sappia fare un cazzo del loro lavoro. Faccio un accordo per andare a riprendere Tyrion, per andare a riprendere casa mia e per andare a riprendere i miei fratelli. Alla fine Tyrion è sparito, i miei fratelli sono morti e casa mia è in cenere. Sono stati bravissimi. Cioè, se qualcosa poteva andare storto, c'è andato. Quindi, ma torniamo a Tion rinchiuso nello sgabuzzino non ben definito. Ramsay a questo punto, che ancora non sappiamo che è Ramsay, libera Tion e gli dice di andare a Deep Mott, dove la sorella lo sta aspettando. Ma Tion viene preso di nuovo. E che fai? Non ce la metti una bella scena di tentata violenza sessuale? Ma certamente, dopo tutto siamo in Game of Thrones. Fortunatamente, e io non posso credere a quello che sto dicendo, Ramsay arriva, Ramsay come to the rescue e ammazza questi tizi non ben definiti. E quale arma userà? Ovviamente l'arco. E poi c'è un escamotage di scrittura incredibile, che sento i brividi quando penso a questa scena. Forti, li sento fortissimi, come il mio sarcasmo. L'uomo morente chiama Ramsay Little Bastard, piccolo bastardo, perché ti dà l'int che lui è un bastardo, capito? Jamie, ci vuole talento a cambiare l'entrata in scena di Ramsay dal libro rispetto a sta roba. Devi essere un genio per fare una roba del genere. Che poi sto male, che io non ho capito, ma chi sono questi qua che Ramsay sta uccidendo? Cioè, chi sono questi uomini non ben definiti?
sapendo che poi quello lì è Ramsay, e che è tutta una cosa studiata, insomma, è tutta una scena, cioè quelli sono uomini di Ramsay. Non ho capito, da qui dovrei capire che Ramsay è cattivo e pronto a tutto perché uccide i suoi uomini, i suoi stessi uomini. Comunque, veramente, chi sono questi? Io ad oggi non mi è ancora chiaro. Se qualcuno lo sa, me lo scriva, me lo spieghi, cioè proprio assolutamente, perché non ho idea di chi siano. Ok, a questo punto Ramsay, che ancora sta recitando, si offre di scortare Tion a Deep Mott e nel frattempo cerca di far pensare a Tion che quegli uomini non ben definiti siano in realtà uomini di suo padre e che quindi sia stato suo padre a orchestrare tutta la cosa per farlo torturare. Raga, la manipolazione, proprio, cioè, un genio! Ciao ragazzi, sono io che edito, scusate, volevo aggiungere una cosa, anche perché se Ramsay sta portando Tion dalla sorella, perché Tion dovrebbe pensare che il padre lo sta torturando? Non mi è chiaro. Ma qui c'è una cosa che mi ha fatto incazzare come un picchio, ma proprio, cioè, mi ha fatto proprio incazzare. Questa, la vedete questa torretta qua? Ramsay sta dicendo a Tion, questa torre qui è una torre di Deep Mott, ma noi sappiamo che in realtà che l'ha riportata a Dreadfort, ossia al punto di partenza. Ora vi vorrei sottolineare un dettaglino fondamentale. I castelli, di solito, sono muniti di stendardi e Deep Mott non fa differenza. Ora, Deep Mott è il castello che appartiene alla casata Glover, che al momento è stato preso da Asha, ossia Yara nella serie, ma in realtà si chiama Asha, quindi io la chiamerò Asha. Quindi, dove sono gli stendardi? Dove stanno? Gli stendardi sono importanti perché che sia il tuo castello e quindi tu dichiari che quello è il tuo castello, quindi per la gente che passa nei dintorni, guarda lo stendardo e quello è il tuo castello. Specie anche di più se è stato reclamato. Quindi sto castello dovrebbe essere pieno di stendardi del Kraken. Cioè, dove cazzo la stanno gli stendardi neri e oro dei Greyjoy? Dov'è questo maledettissimo Kraken per il dio abissale? Invece no, ci sono degli stendardi, ovviamente come potete vedere sono spiegazzati. E Tion mica aspetta un attimo il vento che arrivi, dia una folata per vedere effettivamente magari che stendardo è, per vedere questo dove lo sta portando. Perché raga, non è un'inezia, è una cosa normalissima. Allora, il fatto che Tion si fidi ciecamente di questo tizio che tra l'altro stava anche con i tizi non meglio definiti, che a quanto pare sono tizi del padre di Tion. Cioè, Tion in questo momento si trova in una posizione in cui effettivamente non ti puoi fidare di nessuno, perché non è che Ramsay gli ha detto sì, guarda, no, erano uomini dei Glover, io sono uno degli uomini di ferro, vieni con me, tanto appunto famiglia, ti porto da Asha, tutto a posto. Cioè, tu non lo sai Asha da che punto, cioè, dove sta? Cioè, tu sei stato tradito dai tuoi stessi uomini, rapito. Poi, a quanto pare, ti viene detto che questi tizi che ti stanno torturando sono uomini di tuo padre. Tu ti fidi ciecamente di questo tizio che ti sta portando. Perché chi sei? Cioè, non ho capito che cosa vuoi. Ed è più che normale che lui dovrebbe, se vede uno stendardo, si dovrebbe fermare a guardare. Porca puzzola. Inoltre, io credo che a questi qua, agli sceneggiatori, non sia chiaro quello che i nobili facevano in tempi medievali e che sicuramente, ve lo metto per certo, fanno dentro a Westeros, cioè nel mondo di Westeros, se sei un maschio e sei di una casata nobiliare, fai questa roba. Se tu sei un ragazzo che nasce in una casata nobiliare, tu studi la politica, studi gli stendardi e questi li sanno a memoria e tu me l'hai fatto vedere in una cosa, una scena di Bran nella prima serie, quindi lo sai che lo fanno. Questi studiano gli stendardi, li sanno a memoria, come quando io da ragazzina prendevo l'album a figurine di Harry Potter e appena usciva una figurina sapevo di che film era. Questi
uguale. Ed è fondamentale perché in un mondo dove non hai internet, dove non ci sono le foto, dove non c'è Instagram, l'unico modo per capire tu dove cazzo stai in quel momento lì, quando vedi un castello e vedere se stai da una persona che sta dalla parte tua oppure no, è vedere il cazzo di stendardo. Quindi lui gli dovrebbe venire subito in mente di guardare il cazzo di stendardo se sta lì un attimo spiegazzato. Io, a me vede un attimo. Io non capisco che cosa vogliono che io capisca in questa scena. Cioè, se mi vuoi far capire che Ramsay è un piccolo genio o se mi vuoi far capire che Tion è un cretino, non mi è chiaro. Anche perché che Tion ha bisogno proprio così tantissimo di una scorta, no? Proprio, cioè, potentemente di una scorta, come se appunto non si sapesse difendere da solo, che non voglio dire un aiuto, ma proprio una scorta. Cioè, non ha assolutamente senso. Cioè, Tion è un ragazzo che ha fatto la guerra. Cioè, lui c'è stato in guerra. Questo è stato in guerra, è pure sopravvissuto. È stato scelto come sentinella e spia dal pesce nero e tu mi dici che è un incapace. Cioè, che c'ha bisogno di questo tizio a salvargli la vita. Ma non ha senso. Cioè, se tu sopravvivi a delle battaglie in guerra, si presuppone che ti sai anche un po' difendere da solo, no? O mi sbaglio? Dalla seconda stagione Tion viene completamente trattato come se fosse un incapace, un inetto. Ma non è così. Cioè, che Tion non sia proprio il massimo al comando, questo è vero. Cioè, non lo è, non ha la stoffa per stare al comando. Ma comunque, non vuol dire che per far capire questa cosa tu mi devi far vedere che lui è incapace in tutto. Cioè, non funziona così. Io vedere Tion trattato così mi fa incazzare, ma cercherò di non incazzarmi tanto quanto mi incazzerò quando farò il video di Tion. Quindi iscrivetevi al canale per non perdervelo. Quindi Ramsay ha portato Tion al punto di partenza, ma Tion ancora non lo sa. Infatti, a un certo punto Tion e Ramsay hanno una conversazione nella quale Tion gli racconta più o meno le sue turpe, che l'hanno portato, diciamo, a fare scelte sbagliate. E in questa conversazione cuore a cuore Tion ci fa sapere che lui è sempre stato geloso della posizione di Rob. Quello è John, ma vabbè. Questo è il video di Ramsay, quindi non mi dilungo. Solo quando entrano da questa grata, Tion capisce che è stato effettivamente fregato. Viene di nuovo legato a questa croce tipicamente dei Bolton, e mentre viene messo, insomma, quando Ramsay ordina a degli uomini di rimetterlo lì, dice la frase, e cito: "Put him back where he belongs", quindi rimettetelo lì dove si merita. Cioè, pare che Ramsay sta vendicando quello che Tion ha fatto a Grande Inverno. Cioè, dal punto di vista della serie sembra così, perché Ramsay non ha avuto assolutamente niente a che fare con sta roba, cioè, quindi sembra quasi che vuole, non lo so, vendicare tutti i torti che Tion ha fatto agli Stark. Ma Ramsay, cioè, semplicemente si diverte a fare questa roba qua. Cioè, quindi non ha senso che tu gli fai dire questa frase ad effetto. Cioè, a Ramsay di Tion non frega un cazzo, cioè proprio niente. Per quanto invece a Roose di Tion gli frega come, proprio perché Tion comunque è una pedina molto importante, perché è un ragazzo nobile, quindi è una pedina molto importante, ma Ramsay non frega un cazzo di niente. E poi cominciano comunque numerose scene di tortura nei confronti di Tion. Una in particolare l'ho trovata molto molto disturbante, in cui Ramsay praticamente fa un giochino con Tion, nel quale Tion deve indovinare l'identità di Ramsay, e finché non indovina lui gli squiglierà un mignolo, e poi alla fine infatti glielo taglierà anche. Ma perché dico che questa scena è disturbante? Allora, normalmente quando tu scrivi una scena, che sia in un libro, in una serie, a teatro comunque, ogni scena che tu scrivi deve dare allo spettatore delle informazioni in più. Ora, in una scena strutturata come questa, cioè una scena fatta in questo modo, dove un personaggio viene sottoposto a torture e a questo, diciamo, guessing game, normalmente tu dovresti avere le stesse informazioni che ha il personaggio torturato. Devi capire con lui che cosa sta succedendo. Ora, Tion qui ti nomina dei personaggi che tu non hai idea di chi cazzo siano, perché ti nomina dei personaggi che io conosco perché ho letto il libro, ma se non avete letto il libro non li conoscete, che sono Torren e Harrion Karstark.
figli di Richard Karstark, che nei libri muoiono in realtà difendendo Rob nella battaglia nella quale prendono Jamie, dove Theon c'è. Cioè, no, non ho capito, mi volevi strizzare l'occhio per farmi capire che hai letto il libro e quindi mi nomini questi a cazzo di cane? No, a me mi fa incazzare perché, cioè, quelli dovevano morire lì, non mi serve che tu adesso me li nomini a cazzo senza neanche spiegarmi chi sono, perché è come se io ti dico, ma chi sei Simone? E tu mi fai chi è Simone? Non lo so, boh. Cioè io lo so, tu non lo sai. Cioè, capito? Voglio dire, non ha senso, io dovrei sapere di chi stai parlando. Questa scena in realtà poteva essere molto interessante, fatta in un modo comunque giusto, dove tu fai il guessing game veramente, dove dici, oddio, ma chi sarà questo? Sarà quello, ma tu per primo devi sapere che ci sono, metti tre identità che non, ancora non gli hai dato una faccia, quindi dici, oddio, potrebbe essere quello, potrebbe essere quello, potrebbe essere quello. Ora, Ramsay ti è stato nominato per puzza, ma non ti è stato manco nominato il nome di Ramsay, cioè. C'è il bastardo di Bolton. Ora, come fai a capire che questo è il bastardo di Bolton quando neanche mi hai mai spiegato in tutte le altre stagioni quello che i Bolton fanno, cioè perché i Bolton sono famosi? Cioè, tu i Bolton non me li hai assolutamente spiegati. Io non lo so che loro hanno delle pratiche di scoiamento, per dirvi. Quindi io dovrei capirlo dalla croce, ma anche lo stendardo dei Bolton praticamente non l'ho mai visto nelle stagioni. Quindi come faccio io a giocare a questo guessing game senza inquietarmi? Cioè, per fare sì, io mi sto inquietando, ma nel frattempo sto avendo delle informazioni in più. Invece qui è semplicemente violenza gratuita, che ci sta nel senso che è parte del personaggio di Ramsay, ma per quanto riguarda uno spettatore, ti inquieta appunto e basta. Anche perché la scena proprio è volta alla fine, infatti, che Ramsay non dice a Theon chi è in realtà. Infatti dice solo: io ti sto torturando perché mi diverte. Poteva essere fatta in 100 milioni di modi più interessanti. E invece a me onestamente mi ha soltanto inquietato. E mi stupisce proprio perché appunto vi dicevo io è strano che mi inquieti, quindi mi ha fatto particolare. Insomma, questa è stato un fatto particolare per me. Poi arriviamo a, diciamo, l'ultima parte della terza serie, dove vediamo Ramsay e Theon, dove Ramsay ha organizzato un simpatico ménage à trois per Theon con due tizie, tra cui anche Miranda Arlequin, figlia del Kennel Master. Io non so, questa scena è veramente, penso, di uno squallore incredibile. Mi piacerebbe analizzarla insieme. Allora, Theon in questo momento è rapito, costantemente torturato, ha delle dita anche in meno. E la prima cosa che gli viene in mente quando vede due tizie che gli imboccano dentro la cella è andarci a letto? Io non sto capendo. Cioè, ma come fai in un momento del genere a pensare a una cosa del genere? Cioè, voi ditemi se qualcuno la pensa in modo diverso, per favore me lo dica. Però voglio dire, io se mi metto nel punto di vista di Tion, no? Dico, cioè, mi hanno rapita, mi hanno torturata. Ok, adesso mi entrano due figoni, ma io tutto penso meno, ma sì, dai, magari mi diverto quasi. Cioè, ma stai scherzando? Ma questo qui è rapito, torturato in continuazione, ma come ti viene in mente di fargli fare una cosa del genere? Giusto perché poi alla fine Tion deve essere evirato da Ramsay. Non mi voglio tanto dilungare sul fatto che una volta che la pratica, diciamo, è stata compiuta, Ramsay poi dopo fa delle battute appunto su la prestanza di Theon, la prestanza che aveva Theon, e soprattutto non mi voglio dilungare tantissimo sul fatto che a un certo punto la conversazione arriva sul fatto che esistono, cioè c'è questa cosa che si dice di chi ha perso una parte del corpo, quindi che gli è stata amputata, che tipo ancora è come se la può sentire. E quindi la conversazione dove va? Al fatto se Theon continuerà a sentire qualcosa quando si ecciterà vedendo una donna. Io veramente, cioè, a chiunque dice che questa serie è tipo, non lo so, bellissima dal punto di vista di scrittura,
Io veramente non lo so. Io tante volte penso semplicemente che sono talmente tante situazioni, talmente tanti eventi che effettivamente tu non registri quello che sta succedendo e magari non viene neanche rivista più di una volta. Ma cazzarola, ma come ti viene, dai, di fare un discorso di questo tipo qua? Ma perché mi devi far capire che cosa di Ramsey? Non mi servono queste cose per capire che personaggio è Ramsey. Gli puoi far fare 100 milioni di altre cose a Ramsey che fa nel libro, tra l'altro, ma cioè, parlare del se si ecciterà ancora e sente qualcosa quando si eccita, cioè, ragazzi, ma veramente, ma solo io lo trovo squallido. E poi, comunque, alla fine di questa scena assistiamo all'inizio della trasformazione di Tion in Rick tramite le botte, cioè. Praticamente Ramsey dice che lo picchierà finché non dirà che si chiama Rick. Anche qui banalizziamo, facciamolo molto, molto più spiccio perché se no tette culi quando li vediamo, non li vediamo. Quindi sì, solo tramite le botte perché tanto Tion e i suoi problemi di identità non ce li ha. Non puoi fare forza su quello. Ti meno finché non dici che sei Rick e tu mi farai il contentino che ti chiami Rick. Ora vi stupirà, ma nel libro non ci sono capitoli di Tion, nel terzo libro, in A Storm of Swords, non ci sono i capitoli di Tion. Si sa quello che sta combinando Ramsey, diciamo a grandi linee, da altri personaggi. Per esempio, sappiamo che quello che è successo a Grande Inverno, secondo la versione di Ramsey, grazie a Piccolo e Grande Walder. Se non avete visto il mio video su Talisa Megir, Grande e Piccolo Walder sono, diciamo, nuovi protetti degli Stark al nord, che facevano parte dell'accordo, di quando appunto, Robb è passato al sud tramite le torri e Bran ha avuto a che fare con, Piccolo Walder e Grande Walder. Sono due soggettoni incredibili, soprattutto Piccolo Walder, che è il Ramsay wannabe praticamente. Arriva questa lettera ai Frey dove viene detto che Tion ha dato fuoco a Grande Inverno e che poi è sparito, che è Tion il responsabile della distruzione di Grande Inverno. Tion è sparito, ma grazie a Dio è arrivato Ramsay che ha salvato tutte le donne e i bambini di Winterfell e se li ha portati a Dreadford. Quindi Ramsay saved the day. Nel frattempo sappiamo dal punto di vista di Bran che Ramsay continua, quindi uomini con lo stendardo dei Bolton continuano a girare per tutto il nord perché li sta cercando e infatti fa domande, intanto vabbè, fa depreda, ma fanno anche domande questi uomini nel dire: ma avete visto passare qualcuno che magari non è mai passato, qualcuno che magari ha un lupo gigante, non lo so, fateci sapere. E si scopre anche che Ramsay sta torturando Tion perché Ramsay manda brandelli di pelle a Roose. Brandello di pelle che Roose con tanto amore darà come regalo a Robb proprio durante le nozze rosse, dicendo appunto che i suoi fratelli erano stati vendicati e soltanto che poi alla fine Roose ucciderà Robb. Dopo le nozze rosse, a questo punto il Nord ha perso la guerra contro la corona, ma questo, dal punto di vista dei Lannister, è successo grazie ai Bolton e quindi i Bolton vengono nominati come, diciamo, segno di gratitudine, nuovi protettori del nord. Quindi in questo momento il nord rientra in pace con la corona, quindi la guerra è finita. Ma questo però, questo gesto porterà l'odio di tutte o quasi le casate del nord. Tutti sanno che i Bolton hanno tradito, tutti quella sera hanno perso qualcuno, tutte le casate sono rimaste comunque ferite da quella serata, moltissimi lord e lady sono morte. Dico lady perché ci sono anche le donne Mormont che combattevano, quindi anche le lady, oltre ovviamente che Lady Catelyn. Quindi tutti quanti al nord sanno quello che è successo quella sera alle torri.
E il nord, ripeto, nel libro ricorda veramente. Ora, questa frase che tanto gli è piaciuta agli showrunner nella serie perché fa figo, perché sta bene in un trailer, non è stata affatto capita. The North Remembers è una promessa. I Lord del Nord sono fedelissimi agli Stark, ma proprio super super fedeli. Gli Stark infatti sono sempre stati l'unica famiglia che ha governato il Nord da... aiutatemi a dire centuries, aiutatemi a dire secoli. Li ha guidati, li ha protetti in un modo anche molto molto giusto, con molta molta attenzione, nel senso proprio che gli Stark ci tenevano a mantenere buoni rapporti con i loro lord. E il fatto che questa famiglia buonissima sia stata tradita e massacrata da coloro che ora vogliono regnare il nord e l'hanno preso per il nord è una cosa inaccettabile. Quindi mi direte, perché non fanno nulla questi uomini del nord? Ci sono due ragioni. Uno, non possono. Dovete sapere che quando tu hai un lord protettore nella tua terra, tu fai un giuramento di fedeltà verso questo lord. Sei tenuto a dover essere leale verso di lui, e se ti ribelli e disgraziatamente perdi la guerra contro di lui, lui ha il diritto ad ammazzarti proprio di netto. E due, Ramsay, ora diventato Ramsay Bolton, quindi legittimato, è stata data in sposa Arya Stark. Avete capito bene. Voi che guardate la serie, fermi, fermi, perché Arya non lo vedrà mai Ramsay. Arya infatti in questo momento non si trova neanche a Westeros. E quindi vi chiederete, questa chi è? Ebbene, questa povera sventurata ragazza è Jane Poole. Jane Poole era, non vi confondete con Jane la moglie di Rob, Jane Poole era la migliore amica di Sansa, che era andata con lei a Prodo del Re. E poi dopo, quando hanno arrestato Ned, è sparita. Nessuno sapeva più dove era questa ragazza. Jamie, che la vede, infatti, la riconosce, cioè riconosce che quella non è Arya, ma che è l'amica di Sansa. E perché fa questa farsa? Perché fanno questa farsa? Perché mettono in piedi questo teatrino? Perché ora nessuno può ribellarsi ai Bolton. Ora i Bolton, tramite questo matrimonio, sono imparentati con gli Stark. Quindi anche chi dice, io non vedo nessun altro lord che si chiami Stark, ora non lo puoi più dire, perché lui è sposato con una Stark, l'unica Stark in vita a quanto pare. Perché ricordiamo che al momento Rob, Bran e Rickon sono morti o comunque creduti morti, Sansa è in fuga e comunque è stata accusata di aver ucciso Joffrey insieme a Tyrion, e quindi anche se tornasse sarebbe comunque giustiziata. Questo vuol dire che la prima in linea di successione a Grande Inverno è proprio Arya, e chiunque si sposerà Arya avrà Grande Inverno. I Bolton a questo punto sono completamente legittimati non solo dalla legge, ma anche, diciamo, per il Nord, a stare a Grande Inverno, ad avere il Nord, perché si sono sposati a una Stark. Quindi i Lord del Nord al momento hanno le mani legate, non possono fare niente. O quasi. Ok, passiamo alla quarta stagione. Qui stiamo molto sfarzati tra la serie e il libro. Infatti diciamo che nel quarto libro Ramsay non c'è. Si vede solo, diciamo, si sa solo a un certo punto che vuole andare a prendere Moth Cailin, ma non lo vedi in realtà. Quanto invece nella serie gli fanno fare parecchie cose. Veniamo introdotti molto meglio a Miranda Harlequin, figlia del Kennel Master. È stata, cioè, proprio una grandissima aggiunta, proprio, cioè non potevamo vivere senza Miranda Harlequin, figlia del Kennel Master. E vediamo quindi che questi due pazzi si divertono ad uccidere, torturare. Ditemi voi, insomma, se questo non è amore, insomma, si sono trovati proprio la metà perfetta. Dopodiché vediamo Theon, o Rick, che ci fa vedere che ora è sotto, proprio soggiogato da Ramsay, perché ora gli confessa a Ramsay e a Roose che non ha ucciso Bran e Rickon.
Quindi ora è proprio, cioè, non c'è modo, adesso appartiene a Ramsay. E mi fa ridere questa cosa perché, visto che alla fine della serie la presenza di Bran e Rickon nelle ultime due stagioni è stata completamente irrilevante, anche se so che quando hanno fatto questo discorso era la seconda puntata della quarta serie, quindi della quarta stagione, quindi scritta da George Martin, perciò ovviamente è un discorso che ha senso fila, viene detto che il Nord si sarebbe ribellato se avessero saputo che uno dei due era vivi, erano vivi perché è così, perché sono gli ultimi due maschi legittimi di Ned. E invece no, perché poi non si allineava con i piani che avevano i due rincoglioniti per altri personaggi, e quindi questa cosa è stata detta, c'è cioè la puntata, ma è completamente irrilevante per quello che succederà dopo. Cioè, causa e conseguenza in questa serie sono. Tutto quello che succede ha una conseguenza, proprio stai tranquillo. Comunque, tutto quello che fa Ramsay nella quarta serie è fatto per arrivare al fatto che alla fine della stagione lui diventerà legittimo, quindi diventerà a tutti gli effetti Ramsay Bolton. E ovviamente con il supporto e l'amore di Papino. Perdonali, Roose, perdonali tanto. Non accettano che tu odi tuo figlio. Non lo accettano, non ce la possono fare. Quindi le stagioni si concludono con i Bolton che marciano verso Grande Inverno. E ora si sbrocca, perché ora proprio la tangente della fanfiction è entrata proprio a gamba tesa in Game of Thrones e non se n'è più andata. Quindi passiamo alla quinta stagione. Io mai, mai, mai avrei pensato che avrebbe potuto essere battuta in bruttezza questa stagione. Poi c'è stata l'ottava. Ma questa, raga, questa pure. Quinta, raga, è una merda incredibile, ma proprio costante per tutti. È l'inizio della fine la quinta serie. E adesso vedremo. Siccome qui adesso è completamente fanfiction rispetto a quello che succede nel libro, diciamo che distruggerò lo show ad ogni boiata atomica che hanno portato su pellicola. Allora, incontriamo Ramsay nella quinta stagione, che è intento a far vedere al padre che figlio figo che ha. Dopo che gli dice che casa Serwyn, una casata del nord, finalmente pagherà le tasse. Dopo che Ramsay è andato dai Serwyn, ha scuoiato il lord, la lady e il fratello del nuovo lord Serwyn, ossia Clay Serwyn. Chi ha visto solo la serie adesso mi dirà: ma ho raccontato questa cosa qui perché voglio strizzare l'occhio ai miei amici lettori. Lo ricordate, Clay Serwyn? Clay Serwyn è un personaggio del libro. È effettivamente parte di una casata del nord fedele agli Stark ed è morto insieme a Ser Roderick nel secondo libro. E è stato succeduto da sua sorella, Janelle Serwyn. A chiunque dice che questa serie è femminista, progressista, ogni volta che c'è una donna al potere nel libro, viene puntualmente cambiata in un maschio. Ora, l'abbiamo visto con i Martell, per esempio, quando Oberyn parla a Tyrion, si vede che lui dice: quando mio padre regnava su Dorne. Non è vero, non ha mai regnato il padre di Oberyn, ha regnato la madre di Oberyn. Stessa cosa qui, hanno tenuto vivo un personaggio che esiste e che è morto e non hanno messo la sorella. Tanto non li vedi entrambi. Che cosa ti cambia tenere che è la sorella? A me, se mi vuoi strizzare l'occhio perché guarda, l'ho letto, mi fa incazzare se usi Clay, perché devi usare Jonelle. Va bene che usi i Serwyn. Ma devi usare la persona giusta che è nei Serwyn, intanto non la vedi, non devi pagare nessuno. Perché non usi quella che è nel libro, ma devi mettere che è Clay, che tra l'altro è morto? Io mi sento molto, proprio da donna, mi sento assolutamente proprio portata avanti dal lavoro di questi due, ma proprio tantissimo, ve lo giuro. Comunque qui la cosa importante è che Rose improvvisamente non è felice con l'operato del figlio. Finora è sempre stato molto, molto contento col figlio, cioè mi ricordo questa scena nella quarta serie dove si vedono
dove si incontrano e fanno proprio ah, padre e figlio mentre camminano verso l'entrata di Dreadford. E invece improvvisamente adesso l'operato di Ramsay non va più bene, così de botto, eh? Perché a quanto pare, da che Tywin è morto, i Bolton non hanno più il supporto della corona. Ah, io non lo sapevo che Roose era diventato il miglior amico di Tywin. Ah, quindi la loro alleanza si basa sull'amicizia tra Tywin e Roose. Il ruolo dei Bolton era semplicemente legato al patriarca dei Lannister, scusate, io non l'avevo capito e non lo potevo capire perché non ha senso questa roba qua. Ragazzi, vi prego, cioè, è proprio causa conseguenza. La situazione del Nord è questa. La situazione del Nord per la corona è importante. La corona vuole che il Nord sia sotto la corona. Quindi, quando Robb si è ribellato. L'unico pensiero dei Lannister era quello di riprendersi Grande Inverno e tutto il Nord. Per questo Tyrion si sposa Sansa e ripeterò fino alla morte che Tyrion era anche d'accordo. Perché siccome stavano già organizzando le nozze rosse, quindi sapevano che Robb sarebbe morto, Bran e Rickon erano già morti, la prima in linea di successione chi è? Sansa. E se tu fai sposare Tyrion a Sansa, automaticamente Grande Inverno diventa di Tyrion, quindi diventa proprietà dei Lannister. Cioè, non ha senso che i Lannister non appoggino più i Bolton. Cioè, hanno tutto da ringraziare ai Bolton del fatto che si sono messi contro gli Stark e che gli hanno ridato il Nord. Non c'è problema, l'importante è che il Nord rimane sotto la corona. Non ha senso che morto Tywin a Cersei non gli frega più niente dei Bolton. Ma che cosa dite? Ma non ha senso. Perché si sono inventati questa bella boiata del fatto che alla corona non interessa più dei Bolton? Perché ne dovevano fare una ancora più grave di boiata, ma proprio enorme. Far sposare a Ramsay Sansa, quella vera, cioè proprio Sansa Stark, non una finta, no, no, quella vera, proprio io ti do veramente Grande Inverno. E poi io mi devo sorbire Baelish che va a parlare con Ramsay e che gli dice: non le devi fare del male, se no, capito, te la vedi con me. Io voglio morire adesso, proprio qui, in questo momento. Da qui si capisce che voi di Baelish non avete capito un cazzo, ma proprio un cazzo. E quanto mi divertirò quando farò il video sul Biscidone, raga, non avete idea. Ma vi pare che Baelish dà ai Bolton Sansa, vera Sansa? Lui vuole Sansa. Baelish vuole Sansa, lui sta facendo tutto questo grandissimo casino, oltre che per il potere, ma perché si vuole ricreare la sua bella fanfiction che si era fatto con Catelyn, ok? Ora, a Sansa ha detto sfiga, perché Sansa è la fotocopia della madre. Ora, se Sansa fosse stata la fotocopia del padre o la fotocopia della madre con i colori del padre, vedrai che si sarebbe salvata. Purtroppo questo non è stato il caso. Quindi Baelish è fissato con Sansa. Baelish sta facendo tutto questo casino per sposarsela Sansa e per avere il potere alla fine. Quindi che lui dà Sansa ai Bolton non ha un cazzo di senso alcuno, no? Mi stai proprio cambiando l'indole di Baelish stesso. Cioè, come se Baelish fosse veramente innamorato di Sansa, ma voi state fuori. Poi, cioè, ripeto, con la stronzata di dire no, non le devi fare del male, se no te la vedi con me. Intanto, uno, piccolo, dove cazzo vai? Due, ma cosa pensavi che sarebbe successo, Petyr? Gliela fai sposare e poi che fai? Cosa fai? Cioè, qual era il piano? Qual era il tuo obiettivo? Qual era? Io ancora non mi è chiara questa cosa. E non mi sarà mai chiara, perché anche qui non ha senso. Questa roba è stata solo fatta per portare alla scena di stupro di Sansa. Come al solito, in questa serie la violenza viene fatta passare quasi come un rito di passaggio, come un modo per diventare più badass. Cioè, questa parola che gli piaceva tantissimo all'epoca, badass. Cioè, tramite gli abusi, automaticamente tu diventi più forte, no? E tutto questo è allucinante, è assurdo.
Ed è anche offensivo, devo essere onesta. Usare anche per la puntata le parole dei Martel, Unbound, Unbent, Unbroken. Cioè, ma tu mi stai prendendo per il culo? È questa la cosa che stai facendo? Cioè, e non so se mi fa incazzare di più, se mi stai prendendo per il culo oppure no, veramente. Da questo momento qui, dalla quinta serie, Sansa non fa più quello che Sansa deve fare. Quindi questa non è Sansa. Sansa adesso è diventata Jane Poole. Quindi quando uno dice, ah, Sansa non ha fatto niente, cioè dalla quinta Sansa non è Sansa, è Jane Poole. E a quanto pare a questo punto Ramsay scopre pure che suo padre e Walda stanno aspettando un bambino. E qui Ramsay diventa incazzino perché a quanto pare improvvisamente dubita dell'affetto di suo padre, che fino a questo momento è stato il suo number one teammate, proprio culo e camicia stavano. E io qui non capisco. Parlando dei suoi dubbi, no, sull'affetto di Roose stesso gli dice che praticamente che non si deve preoccupare perché Roose qui gli racconta la sua storia, quindi racconta di nuovo la storia del signor Mugnaio e di Norma e è tutto uguale. C'è soltanto un piccolo problema, che nel racconto di Roose, quando questo bambino è nato e Norma gliel'ha portato a Forte Terrore, gliel'ha lasciato. E quindi Ramsay è cresciuto effettivamente con Roose. Quindi Roose gli vuole bene. E Roose glielo dirà in continuazione che lui gli vuole bene. Perché è suo figlio, lo sa. Cioè, diceva, avevo pensato di ucciderti, ma poi ho capito, cioè, guardandoti però ho detto, sì, no, è mio figlio, io non lo posso fare, ma non per il Kingslaying di Roose, vero? Ma perché no, ho capito, perché ti voglio bene, quindi no, non ti farei mai una cosa del genere. Che significa che si invalida anche tutta la questione del perché Ramsay fa cambiare identità a Theon. Cioè, qui sembra che lo fa per divertimento, così non c'ho un cazzo da fare. E ti dico che non sei più Tion, sei Rick, perché io sono cattivo. Ad ogni modo, tutti continuano a dire a Ramsay che questo futuro figlio sarà effettivamente un maschio. Cioè, ma non è che dici, ma secondo te è maschio o femmina? Secondo me è maschio. No, no, proprio tutti quanti gli dicono a lui, guarda che tanto è maschio. Cioè, Walda, aspetta, un maschio. Aspetta un maschio, eh? Cioè, aspetta un maschio. Non ti puoi sbagliare, aspetta un maschio, te lo giuro, aspetta un maschio. Ma come fanno? Hanno l'ecografo, ragazzi, a Westeros si usa l'ecografo. Cioè, io non sto capendo. Ma perché lo sanno tutti? Ma perché sono tutti convinti che sto ragazzino sia un maschio? Ma chi l'ha detto? Ma come fate a saperlo? Ma raga, ma dai, ma veramente, ma che cosa sto guardando? Come dicevo prima, nello show, Roose sembra. Cioè, tiene veramente sto ragazzo. E fanno i pazzi insieme, no? Cioè, sono proprio una squadra, proprio siamo una squadra fortissima. Padre e figlio, no? C'è questa dinamica, è fantastica. Questo figlio ora è legittimo. Cioè, Ramsay a tutti gli effetti è legittimo. E una volta che un bastardo viene legittimato, per legge, entra di diritto nella successione. Quindi, se ha fratelli minori, va prima lui. Cioè, non importa se nasceranno altri figli, lui è più grande, quindi passa a lui di diritto. Non capisco perché si sta preoccupando. Lui è legittimo, ha gli stessi diritti e possibilità di qualsiasi fratello nascerà. Ma in più gli hanno fatto sposare la vera Sansa Stark. La vera Sansa Stark. Cioè, fratello, stai sereno, va tutto bene. Non ti tocca nessuno, cioè le cose lì sono tue, va bene. Grande Inverno è tua, la peggio a tuo fratello gli dammo un attimo Forte Terrore, ma voglio dire che dobbiamo lasciare Forte Terrore senza nessuno, cioè, voglio dire, non mi sembra una cosa esagerata, no? A te rimane il bottino vero, tu sarai Warden of the North, tu c'hai Sansa Stark, non capisco di che cosa ti stai preoccupando, tuo padre ti ama, va tutto a posto, sei legittimo, che vuoi, non c'è motivo di preoccuparsi, anzi, certo, non c'è motivo. A meno che sceneggiatura non lo richieda. Perché se sceneggiatura richiede che alla fine Ramsay deve uccidere sia Roose che Walda il bambino, noi dobbiamo far incazzare Ramsay, noi dobbiamo far incazzare con Roose. Quindi, anche se fino ad ora andava tutto bene, qualcosa deve per forza andare male. Quindi forse ti puoi preoccupare, Ramsay, sì. Forse fai bene, sì. Alla fine della stagione vediamo il talento militare di Ramsay Bolton il macellaio. Ah, mentre sconfigge uno dei più grandi strateghi che abbia mai
camminato su Westeros, ossia Stannis Baratheon, con l'utilizzo di soltanto 20 uomini capaci. 20 uomini capaci hanno distrutto l'armata di Stannis Baratheon, uno dei più grandi strateghi di Westeros. Ha tutto perfettamente senso. Dopo questa vittoria incredibile, ma nel senso che è impossibile, no? Che è incredibile, che dici, oh, incredibile, no, no, proprio impossibile, non poteva succedere. Ramsay torna a Grande Inverno e qui scopre che non solo Rick e Sansa sono scappati, ma che nella fuga hanno ucciso Miranda Harley Quinn, figlia del Kennel Master. Raga, è morta! Che tragedia! Cioè, è una tragedia incredibile. Non so quanto ci metterò a riprendermi. Ripresa. Vado avanti, vi racconto anche la sesta perché così tanto è tutto diverso e non ho una controparte della sesta, quindi finisco la vita di Ramsay e poi dopo vi parlo del libro. Comunque, siamo rimasti alla morte di Miranda, Harley Quinn, figlia del Kennel Master. E a questo punto ci fanno sapere una cosa veramente importantissima che è Ramsay e Miranda Harley Quinn, figlia del Kennel Master, sono cresciuti insieme a Dreadford e che erano amici d'infanzia perché Miranda Harley Quinn, figlia del Kennel Master, era l'unica a non avere paura di Ramsay, capito? Cioè loro hanno bondato perché sono due pazzi che nessuno capiva e si capivano solo tra di loro. Cioè... Alla fine di questa scena, Melensa giura di vendicarla prima di darla in pasto ai cani. E io non so se voglio capire, non, cioè, onestamente, non credo che ce ne sia bisogno. Tutto questo sentimento, perché? Seppur malato, questo sentimento è comunque fuori dal personaggio di Ramsay, cioè completamente fuori. E non capisco perché metterlo. È proprio un dettaglio inutile, non serve assolutamente a niente. Come quasi che Ramsay abbia sofferto la solitudine e quindi tramite Miranda invece poi non ce l'ha avuta e quindi loro sono stati insomma uniti da questo. Ma non ha, raga, non è così, cioè Ramsay non soffre niente. Cioè, lo so che è difficile da accettare il fatto che sia un personaggio che non ha avuto traumi e che sia cattivo solo perché è una persona effettivamente cattiva, soprattutto adesso è una cosa che non tantissime volte, una volta era più, si vedeva di più magari nelle storie che c'era una persona che era cattiva perché era cattiva e esiste, cioè di indole se è una persona cattiva, poi magari puoi cambiare, ci sono circostanze e circostanze, ma purtroppo magari è una questione anche un pochino più rara, ma ci sono persone che sono cattive, che sono male puro, come Ramsay, cioè ci sono. Soprattutto poi quando tu scrivi un personaggio ci può essere, cioè ti rende il tutto un po' più interessante. Cioè, non ha senso mettere questa figura centrale che è sempre stata nella vita di Ramsay, perché nella vita di Ramsay c'è sempre stato solo Rick e io, quello originale, nel senso quello più importante per Ramsay e Rick. Questo aspetto invece non viene proprio toccato e mi... cioè, ed è assurdo perché è importante, cioè l'unica cosa importante di Ramsay... Questo rapporto morboso che aveva con questo Rick, tanto che lo vuole ricreare, cioè, voi capite, non sta bene. Lui, nel contesto della serie, ha semplicemente cambiato l'identità di Theon così a caso, non ha senso. Cioè, non ha ancora più senso, cioè, capito, non ha senso. Perché gliel'hai cambiata? Infatti non parla mai di un Rick, io conoscevo un Rick, c'era un Rick prima, no. Gliela cambia e basta, così. Capisco perché togliere questa dinamica importante e mettere Miranda. Ma che pro? Che cosa devo capire? Cioè, non dovete mettere troppi strati a Ramsay, non ce ne ha bisogno. Ramsay è semplicemente un sadico e uno psicopatico. Questa è la sua caratterizzazione in quanto personaggio. Non ci sono violenze nel suo passato, non c'è solitudine, non c'è dolore. L'unico dolore che c'è è quello che lui vuole infliggere, cioè... È questo tipo di personaggio. Lui si è influenzato con un altro pazzo e hanno fatto i pazzi insieme e vuole ricreare questa situazione. E appunto, ripeto, togliendo questo rapporto tra Ramsay e Rick, mi allontani sempre di più Theon e Ramsay. Ma
perché loro hanno allontanato Theon e Ramsay? Perché il super mega nemico di Ramsay all'interno della serie è Jon Snow. Jon Snow, questo qui, questo che tutti conosciamo, tutti gli vogliamo bene, ma questo qui è l'arcinemico di Ramsay. Questo qui. L'unica cosa che hanno in comune questi due nella vita è proprio il fatto che si chiamano solo Snow, cioè non c'è niente, non ci sono dinamiche con padri, non ci sono dinamiche con fratelli, non ci sono dinamiche di nessun genere che sono simili. Alla peggio, se tu mi vuoi fare l'anti-John, l'anti-John è Theon e l'anti-Theon è John. Loro sono molto simili, ma non Ramsay. Che cazzo c'entra Ramsay? La sesta serie viene scritta completamente in visione del fatto che Jon diventerà re e cominciano ad infilare Jon in tutte questioni dove Jon in realtà non c'entra, non c'entra, ma perché al momento non ha influenza. Vi faccio per esempio un piccolo esempio. Allora, quando Jon e Sansa si convincono finalmente ad andare a chiedere aiuto ai Lord del Nord, normalmente, per logica, siccome abbiamo Sansa, uno sarebbe dovuto andare a chiedere aiuto ai Lord del Nord perché abbiamo Sansa, figlia legittima di Ned e Catelyn. Invece no, nella serie sono andati a chiedere aiuto ai Lord del Nord perché hanno l'unico figlio in vita di un legittimo Lord protettore del Nord. Raga, non ha senso, non ha senso. Poteva avere uno straccio di senso se Sansa non era lì. E dici, Sansa non è lì, abbiamo solo lui come alleato, quello che era il concetto che anche Stannis aveva, abbiamo lui come alleato, magari prova a fare forza, magari ci aiutano, ma no così, no con una vera legittima lì con lui, lui non è legittimo, lui. Allora, vogliamo tutti bene a Jon, per carità, ma se lui è ancora un bastardo, Jon non conta niente. A livello di alleanza e politica, lui non conta nulla ed è un fatto. Non è essere cattivi, è come funziona il mondo di Westeros. Ogni mondo, quando tu lo crei, ma anche il nostro mondo, ha delle regole. Possono essere giuste, possono essere sbagliate, ma ci sono delle regole. Ora, se tu sei un bastardo e non sei legittimo o non sei stato legittimato, agli altri lord di te non frega un'emerita sega e questo va detto, è così, non può diventare così tanto influente perché è il figlio di un protettore, di un lord protettore legittimo del nord, cioè i protettori del nord sono sempre stati gli Stark, non è che mo è arrivato lui, dice no perché è uno dei, non lo so, è il figlio di uno dei, che cazzo c'entra? Cioè Sansa, era Sansa importante, no Jon, non Jon, per la storyline come l'hanno messa di Ramsay nella serie, il nemico di Ramsay nella serie, alla peggio, è Sansa stessa. Non è né Theon perché gli hai completamente cancellato tutti i legami che hanno, insomma, per la dinamica tra Ramsay e Theon. E non è neanche Jon. Cioè, come avete visto, di Jon a Ramsay non frega un cazzo da sempre, da sempre. Ora, improvvisamente, nella sesta diventa centrale. Non lo è. C'è poco da fare, non lo è. Non ha senso ed era fatto perché dovevano cominciare a inculcarti il fatto che Jon è importante e il fatto che Jon sarebbe diventato re. Comunque andiamo avanti. Dopo la morte di Miranda, Harley Quinn, figlia del Kennel Master, e la fuga di Sansa, Roose improvvisamente è ancora più arrabbiato con Ramsay. Cioè, quindi ora si passa alle minacce vere, eh? E mi fa ridere perché, capito, stanno montando tutta questa situazione intorno a Ramsay. Capito? No, perché tanto tranquillo, frate, che sei arrivato. Quando non ha senso, non ha assolutamente senso. E infatti, poi, come volevasi dimostrare, alla fine di questo discorsone arriva un tizio non ben definito che informa Roose che Walda ha dato alla luce. Guarda un po', proprio un maschio, cioè, vedi, hanno manifestato tutti, cioè, volevano il maschio, è arrivato il maschio. E qui, Roose, evidentemente, non lo so, forse sentiva che Ramsay avrà urlato nella sua testa, o cazzo, allora si gira e gli fa, ma figlio mio, non è vero, cioè, io ti voglio bene, io non ti, proprio, cioè, non ti succederà niente, te lo giuro, il tempo di dire amore, ti voglio bene, Ramsay lo ammazza. E, dopo, ammazza anche Walda e
il nuovo bambino. Continua tutta questa storia ad avere un senso potentissimo. In questo multiverso della follia nessuno frega un cazzo dello stigma del kinslaying, a nessuno frega un cazzo che Ramsay ha ucciso Rose. Cosa mi fa ridere da morire. Perché siccome Rose è cattivo, allo spettatore non deve interessare se aveva alleati oppure no. Visto che era cattivo e muore, a nessuno deve fregare un cazzo perché era cattivo. Ma ragazzi, la vita non funziona così. Ogni mondo, come dicevo prima, ogni fantasy ha le sue regole. In particolare, a Westeros, se ammazzi uno della tua famiglia, e in questo caso c'è stato 3 ne ammazzati, hai uno stigma addosso. E vale per ricchi, per poveri, per donne, per uomini, figli legittimi e bastardi. Vale per chiunque. Non importa chi sia la vittima, non ti deve interessare. E comunque, ogni persona nel mondo, cioè, ha degli amici, in questo caso ha degli alleati. Ora, se tu vai a ammazzare il Lord, gli alleati, c'è il rischio che li perdi. Cioè, invece, questa morte qui di Rose non ha avuto assolutamente nessuna ripercussione nei confronti di Ramsay, anzi Ramsay sembra diventare sempre più potente dopo la morte del padre e non ha assolutamente senso perché, come al solito in questa serie, non c'è causa e conseguenza, come dicevo prima. Tutti fanno il cazzo che gli pare, nessuno ha una conseguenza di niente, la storia va avanti dritta dove vogliono loro e twistano la storia in base a dove la devono mandare. Ma non c'è una costruzione di ok, il personaggio nella puntata 1 fa questo perché poi dopo dovrà fare questo. Nella serie 3 fa questo perché ho l'intenzione poi di fargli fare questo. No, niente, un cazzo di niente. Tu non puoi ammazzare qualcuno, un personaggio, senza che ci siano conseguenze solo perché vuoi arrivare a quella schifezza della guerra dei bastardi, a battaglia dei bastardi, come cazzo si chiama, perché devi arrivare lì, allora devono rimanere loro due. Cioè, la resa dei conti tra due che non si sono mai parlati, non si sono mai nominati, un cazzo di niente. Ok, allora a questo punto, dov'ero? Sì, Ramsay si è convinto giustamente che Sansa si trovi alla barriera e quindi dichiara, diciamo, guerra a Jon. Nel frattempo Ramsay è raggiunto da altri alleati, si aggiungono degli alleati. E chi sono? I Karstark e gli Amber. Per far sapere a quelli che hanno letto il libro, che loro hanno effettivamente letto il libro, quindi cioè, è tutto a posto, ci volevano far sapere che almeno sanno i nomi di quelle poche casate che nel libro assecondano i Bolton. Come per i Serwin, grazie del pensiero, te lo giuro, ne facevo a meno. Soprattutto quando mi fai entrare in scena gli Amber per far rientrare in scena un personaggio quale Rickon Stark. Rickon e Osha al seguito, che avevano detto che sarebbero andati dagli Amber e ci sono andati. Quindi vuol dire che per 3 serie Rickon è stato dagli Amber e la sua presenza dagli Amber non è stata assolutamente influente nella dinamica del Nord. Cioè, tu c'hai l'unico figlio maschio vivente legittimo che è rimasto ufficialmente e questa cosa non ha cambiato assolutamente niente. Niente. E perché non ha influenzato? Perché Rickon è inutile, no? Per lore, quanti altri spunti per i video, perché odio, ve lo giuro, cioè proprio questo video è oro per la mia creatività. Se avete capito, insomma, il mio sarcasmo, Rickon non è inutile. Rickon non è inutile manco per niente e nonostante loro gli piace far pensare che Rickon sia inutile, lo sapevano bene. Perché se Rickon era veramente inutile, non l'avrebbero ucciso. E tu non uccidi un personaggio perché è inutile, cioè non lo fai neanche tornare se è inutile, ma non puoi non far tornare Rickon Stark perché è utile, perché Rickon Stark ha un claim su il trono del Nord e loro lo sanno bene, cioè, anche se c'è, nel caso, perché forse con le donne non ce la fanno a fare questo discorso, ma se Rickon è vivo, Rickon è più importante di Jon, che non è legittimo. Jon non diventerà mai Jon Stark, Jon sarà sempre Jon Snow. Aegon cosa a parte, ma ai fini della trama del Nord, cioè sul trono del Nord, che tu sei Targaryen, non frega un cazzo a nessuno, che tu sei Stark e figlio di Lord Stark, conta molto di più. Quindi Rickon sarebbe passato prima. Quindi per cui hanno fatto ammazzare Rickon. E come verrà ammazzato Rickon? Ovviamente con l'arco. Perché, certo,
dando vita a tanti di quei memini che quando li vedo veramente mi viene proprio, cioè mi si gonfia la vena del collo quando li vedo quei memini scemi. Questa è stata la morte di Rigon, la corsa a zigzag, che lui non sa correre a zigzag e tutta quella roba lì. E tutto questo onestamente è assurdo, è assurdo. Cioè, tu mi fai rientrare Rickon per ammazzarmelo in 2 secondi in una scena stupida, obiettivamente, anche perché Ramsay non lo avrebbe mai ucciso così, semplicemente perché, come dicevo prima, stavano sistemando tutto quanto di modo che Jon diventasse il re del Nord. Tutta questa situazione è assurda, come è assurdo che improvvisamente gli unici alleati che hanno Jon e Sansa al momento, che sono i Bruti, siano solo 2000. Quindi il popolo dei Bruti è diventato solo di 2000 persone, mentre gli uomini di Ramsay sono 5000. 5000, capito? 2000 i Bruti, 5000 gli alleati di Ramsay, cioè rendiamoci conto. Ma come è assurdo! L'unico motivo per cui Karstark e gli Amber si alleano con Ramsay sia perché Jon adesso sta facendo passare i Bruti al sud della barriera. E come è assurdo che Ramsay abbia paura di affrontare Jon in un combattimento uno a uno quando si vede alla fine della battaglia dei bastardi che ammazza un gigante con una freccia sola. 2 secondi prima di non riuscire a tirare una freccia a Jon che sta a 1 metro di distanza. Cioè, è tutto assolutamente assurdo. Tutto è assurdo. Non ha senso niente, non ha senso niente di questa roba. Io non ce la faccio più. Quando finisce sto video? Quando è? Presto, dovrebbe essere presto, non manca più troppo. Finalmente Ramsay muore, mangiato dai suoi cani, mentre Sansa se ne va via nell'ombra con un sogghigno inquietante. Ora però vi volevo fare una piccola previsione su come secondo me morirà Ramsay e forse anche un altro personaggio. Perché secondo me delle dinamiche ce le hanno spoilerate. Non sono i personaggi involti, ma coinvolti, ma ce le hanno spoilerate secondo me le dinamiche. E vi faccio la mia previsione e dovremmo aspettare The Winds of Winter per sapere se ho ragione oppure no. Vediamo. Ramsay nel libro non verrà ucciso sicuramente da Sansa, perché Sansa sicuramente Ramsay non lo vedrà mai, perché come dicevo prima, Sansa non se lo sposa, quindi non ha assolutamente nessun motivo per incontrare Ramsay. La morte scenografica di Rickon però mi ha molto colpita, non per la roba dello zigzag, però per il fatto che lui corre e c'è questo asso dell'arco che improvvisamente, cioè insomma, tira l'arco e lo prende. C'è una scena un po' troppo scenografica rispetto a quelle in cui la serie, di cui la serie ci ha abituati, che non siano frutto appunto di George Martin, perché le cose fighe di questa serie sono di George Martin, tipo le nozze rosse non se le sono inventate loro, se le sono inventate, se l'ha inventato George Martin. La scena invece di quando Theon viene virato se la sono inventata loro, quindi insomma vediamo la differenza, no? Per questo io credo che il modo in cui è morto Rickon sarà il modo in cui morirà Ramsay, per mano di colui che più di tutti ha il motivo e ragione di agire contro lo stronzo, ossia Theon. Caro George infatti ci tiene spessissimo a farci sapere quali dita gli sono state mozzate, e queste dita gli permettono ancora di usare l'arco e le frecce, perché proprio costantemente dirmi quali dita lui ha ancora, se non perché un giorno riuserà l'arco. E since karma is a bitch, io credo proprio che Ramsay abbia tagliato le dita sbagliate di Theon. Sì, perché come dicevo prima, Ramsay non è la nemesi di Jon, Ramsay non sarà mai la nemesi di Jon, bensì Ramsay è stato introdotto ed ha influito moltissimo su la vita e la storyline di Theon, quindi molto probabilmente con Theon è iniziata e con Theon finirà. E devo dire che sarebbe anche una bellissima scena, perché tanto è inutile che corri. Perché se Tion ha un arco, Tion ti prende. Quindi finalmente Ramsay dello Show è morto, alleluia, non ce la facevo più. Comunque possiamo dire che è durato sicuramente più degli estranei. E un'altra cosa sicura è che sicuramente è molto più inquietante di ogni estraneo che abbiamo visto. Vogliamo vedere la storia vera, che sono un po' a rischio embolo, quindi così mi rilasso un attimo. Allora, nel libro
nel quinto libro, quindi ad A Sweet Dragon, rivediamo Ramsay. Ramsay in questo momento si trova a Dreadfort e sta organizzando un'azione, insomma, per riandare a prendere Moth Cailin. E in questo capitolo, che è dal punto di vista di Theon, vediamo anche il processo mentale per cui Theon sta diventando Rick sempre di più ogni volta. Qui ancora è mezzo Theon, ma già dal capitolo dopo Theon è completamente perso, cioè non si ricorda assolutamente più di essere Theon. Sappiamo da questo capitolo che Ramsay lo tortura in continuazione, quindi lo scuoia, gli taglia dita, gli toglie le unghie, gli ha spaccato i denti e quindi è un abuso continuo, costante. Qualsiasi cosa Theon fa, o anche che non fa Theon, cioè se Ramsay è incazzato, se la prende con Theon. E altro che chiuderlo nella celletta e lasciarlo lì e dirgli tu sei Rick, tu sei Rick, tu sei Rick, è molto più pesante, è un abuso continuo. Anche perché per convincere qualcuno di essere qualcun altro, cioè l'abuso deve essere veramente continuo. Cioè Ramsay è un mostro, è proprio un mostro. Altro che innamorato di Miranda Harley Quinn, figlia del Kennel Master. Qui in questa scena effettivamente sta facendo un banchetto con degli Amber e i Karstark. Non vi agitate perché nella serie gli hanno messo anche i nomi sbagliati, cioè non sono quelli, gli hanno messo il cognome, ma i nomi di battesimo sono altri. Ora ricordiamo, perché sono passati tanti minuti, quindi magari ce lo siamo scordati, che nel secondo libro Ramsay aveva sposato Lady Hormood e quindi ora lui ha diciamo, governa, cioè ha il diritto di governare anche le terre appartenenti agli Hormood. Alla fine, insomma, riesce a prendere Moth Cailin anche soprattutto grazie all'utilizzo, non all'aiuto mai, ma all'utilizzo di Theon. Quindi prendono Moth Cailin, che in quel momento era sotto il controllo degli Ironborn, ovviamente scuoia tutti gli Ironborn. Non mi è chiaro, non mi ricordo se scuoia anche ancora Theon, ma penso di sì. Anche perché poco dopo arriva ad Asha una scatola, un regalino, un pensierino da Ramsay con un pezzo di pelle di Theon. Quindi penso che comunque, come al solito, ogni momento è buono per scoiare Theon. Quindi quando arriva Roose a Moth Cailin, si porta dietro anche Jane Poole, che ovviamente viene detto che è Arya. Roose, ovviamente, in questo caso è, cioè, come nel libro, perché è sempre incazzato col figlio, si incazza con il figlio perché ormai il comportamento di Ramsay non è più un segreto, cioè loro ormai stanno governando il nord, quindi lui fa il cazzo che gli pare sempre e questa cosa non va più bene proprio per il fatto che Roose la vede in modo diametralmente opposto rispetto a Ramsay. Ve lo ricordo prima: se c'hai una terra pacifica, le persone stanno zitte. Questo è il concetto, quindi se lui continua a rompere il cazzo è chiaro che prima o poi qualcuno ci viene a mandare il conto. C'è l'organizzazione del matrimonio tra Ramsay e Arya. Si dovevano sposare a Borrow Town e in più chiama Roose tutti i lord del nord per fare il giuramento alla corona e anche ai Bolton. A questo punto, nel frattempo, Ramsay doveva andare a cercare dei Frey, non mi ricordo il motivo però. Stava alla ricerca di due Frey. Era Ramsay insieme alla boy band del male. Però, siccome Ramsay non è capace, perché appunto, ripeto, non è capace, questi due tizi non li trova. Anzi, nel frattempo ha anche ucciso un paesano che si era rivolto a lui gentilmente, ma aveva fatto l'errore di chiamarlo Lord Snow invece che Lord Bolton. Nel frattempo, Stannis dalla barriera si sta muovendo per andare contro i Bolton. E Roose a questo punto, diciamo, ha paura perché appunto, cioè, di Stannis c'è da avere paura. E quindi si prende tutti i festoni del matrimonio, tutto il catering, tutti gli invitati e li porta a Grande Inverno. Ora, perché a Grande Inverno? Ci sono due motivazioni. Intanto, Grande Inverno è praticamente impossibile da espugnare, quindi, cioè, se tu stai là dentro è difficilissimo che qualcuno riesca a entrare. E soprattutto perché far sposare Ramsay a Arya proprio dentro il Grande Inverno diventa una cosa simbolica, un simbolismo che dà ancora più legittimità ai Bolton come regnanti del nord, come Ramsay, nuovo marito di una Stark. Sicuramente, appunto, è un gesto simbolico per il nord che si deve stare muto, ma diciamo che
È un gesto che, diciamo, per Rose non vuol dire niente, ma nel senso nel suo affetto verso il figlio, che continua appunto a non esserci perché Rose continua a disprezzare profondamente Ramsay. E Ramsay questo lo sa, non ci soffre, non è una sofferenza perché Rose non ci può fare niente, stiamo sempre lì, non mi può uccidere, sono l'unico figlio, pace. Infatti, Rose in un capitolo di Tion dice a Tion che lui sa che se mai avesse un figlio con Wolda, questo figlio morirebbe, cioè che Ramsay lo ucciderebbe, come ha già fatto con Domeric. Dopo il matrimonio tra Arya e Ramsay, appunto, diciamo, sappiamo che purtroppo Arya Jane viene abusata continuamente da Ramsay. Tutte le cose terribili che ha fatto a Sansa le fa anche a Jane, se non anche peggio, perché appunto Jane non la fa proprio uscire dalla stanza e Jane in realtà, cioè, non deve neanche avere, cioè, nessuno aiuterà mai Jane perché Rose lo sa che quella non è Arya, quindi a nessuno frega niente di quello che succede a questa ragazza, nel senso nessuno che può fare qualcosa, quindi intendo Rose stesso. Proprio perché non è Arya, lei non può uscire perché già i Lord del Nord hanno il sospetto che questa ragazza non sia Arya. Ora, Arya non la vedono da una vita, quindi nel senso magari qualcuno neanche l'ha mai vista o magari l'hai vista da molto piccola, quindi non lo sai come può essere diventata, ma tutti quanti sono, cioè comunque i Lord del Nord hanno il sospetto che succede, che c'è qualcosa che non va, che li stanno fregando, ma siccome siamo in un periodo medioevale in cui non esiste né l'ecografo e non esiste il test del DNA, loro non hanno prove per sapere se questa ragazza è Arya oppure no. Ci sarebbe Tion che lo sa, ma Tion è talmente tanto soggiogato che al momento non si ricorda manco chi è lui, quindi è un po' inutile, diciamo, in questo momento. Ricordo anche che al momento i Lord del Nord non stanno a casette loro, i Lord del Nord stanno tutti chiusi dentro a Winterfell. E con la neve che sale fuori e tanta rabbia che cresce dentro, nel frattempo cominciano a succedere cose strane all'interno di Winterfell. Comincia che muore un membro della boy band di Ramsay, muore male, come muore male anche piccolo Walder. E qui io ho fatto la ola perché questo lo odio veramente. Entrambi ammazzati da qualcuno in circostanze strane. Viene anche ferito un altro membro della boy band di Ramsay, ma sarà lo stesso Ramsay a ucciderlo perché gli dava fastidio il suo lamentarsi per il dolore della ferita, quindi l'ha ucciso, perciò sì, Ramsay vuole proprio bene alle persone. Quindi in questo momento all'interno di Winterfell c'è il panico perché tutti sospettano di tutti, c'è anche i Lord stessi, ci sono i Frey, perché ci sono anche i Frey dentro, che sospettano dei Manderly e quelli che sospettano di quegli altri, quindi sta succedendo un casino e non riescono a capire chi cazzo è questo che sta facendo sto casino. Tra l'altro, Tion in questo momento qui si nasconde più del dovuto perché ha paura che Ramsay se la prenda con lui, che sia o non lui il sospettato, comunque Ramsay sicuro se la prenderà con lui. Quindi chi è che sta facendo tutto questo casino? Ebbene, dobbiamo ringraziare Jon, perché Jon quando fa le cose che fa Jon è un figo della miseria, proprio è un figo. Allora, che cosa fa Jon? Jon quando scopre che, perché Ramsay gli aveva scritto che Ramsay si è sposato con Arya proprio perché lui è il comandante, è il Lord Comandante dei Guardiani della Notte e fa parte dei Guardiani della Notte, quindi dovrebbe rimanere neutrale. Lui ufficialmente non può fare niente, ma in realtà ti pare che lascia Arya in mano a uno squilibrato? No, se la vuole andare a riprendere. E quindi che cosa fa? Manda Mance Rayder, che udite udite non è morto, insieme alle sue 6 mogli a Winterfell, quindi loro si infiltrano dentro Winterfell, sono tipo le ragazze facevano tipo le serve, mentre lui faceva un cantore, lui faceva finta di essere un cantore. E grazie all'aiuto di Tion riescono effettivamente alla fine a liberare Jane. Per strada si perdono tutte le donne, diciamo, che si sacrificano per farli andare avanti. Alla fine loro riescono a saltare e il libro finisce, appunto, dal punto di vista di Tion, finisce che lui e Jane sono scappati. A questo punto Ramsay adirato manda una lettera a Jon dicendogli appunto che aveva imprigionato Mance Rayder.
e che aveva ucciso Stannis, che mi sono scordata di dirvelo che nel frattempo stava assediando Grande Inverno, quindi lui dice che ha ucciso Stannis e che adesso ha la sua spada, cosa che vi dico spoiler non è vera perché nei capitoli che erano usciti di Winds of Winter Stannis sta bene, tutto a posto, e che Jon gli avrebbe dovuto dare Selyse, Florent, Shireen anche, Aria e cito il suo Rick, che vabbè, se no, se non gliel'avrebbe dati, lui avrebbe attaccato Jon e appunto avrebbe attaccato la barriera. A questo punto Jon decide di comunque andare contro i suoi voti e armarsi per andare contro Ramsay. I bruti sono dalla sua parte, tanti dei guardiani della notte sono dalla sua parte, ma purtroppo questa decisione sarà il motivo per cui 5 guardiani della notte più anziani decidono di uccidere Jon e mentre lo uccidono piangono. Al momento nel libro Ramsay è ancora vivo e onestamente non credo che ucciderà Roose Bolton, ma ci sono tante dinamiche in realtà all'interno di Grande Inverno. I Bolton stessi non sono al sicuro, i Lord del Nord hanno mandato Davos a cercare Rickon perché vogliono ribellarsi contro di loro e gli servono Stark. Sono anche molto incazzati intanto i Lord del Nord. Quindi diciamo ci sono tante dinamiche all'interno di Grande Inverno, molto più complesse di quelle che abbiamo visto nella serie. E quindi diciamo che ancora non mi so fare un'idea di come morirà Roose. Invece sulla morte di Ramsay vi ho già espresso insomma i miei pensieri. Onestamente sto cercando in tutti i modi di manifestarla in questo modo perché sarebbe un sacco fico. Vabbè, che ve lo dico a fare? Per quanto mi riguarda, gli eventi del libro sono sempre molto più interessanti e strutturati meglio, insomma, della serie. Tutti i tratti interessanti purtroppo sono stati semplificati. E soprattutto hanno comunque cambiato storyline dei personaggi e un personaggio è strutturato in un modo perché il personaggio deve andare verso qualcosa. Ora, se tu mischi i personaggi, dopo un po' si crea un minestrone incredibile e anche se ti piace dove sta andando, magari in realtà poi non ha senso, cioè quello che tu gli fai fare non ha senso con da dove è partito. Ahia, cioè in ogni libro ogni personaggio viene messo per un motivo ed ha un peso. E A Song of Ice and Fire ne ha un botto di personaggi ed è tutto incastrato. Non puoi andare a toccare niente, è tutto perfettamente incastrato. Ci sono più dinamiche. Perché semplificare tutto? Perché mandare tutto alla fine su bastardo versus bastardo? Che cambi tutto? Perché lo stai facendo? Perché rendere Ramsay più intelligente di quello che è? Ramsay non è un personaggio intelligente. Oppure un personaggio più influente di quello che è. Se tu ti metti dal punto di vista di Ramsay nella storia, cioè lui vede tutto con pochissima politica, cioè nel senso lui non si sa muovere nella politica, lui è d'azione, lui va, cioè non capisce un cazzo, ma lui va. E agisce di impulso ed è per questo che è pericoloso, cioè si diverte pure a vederti soffrire. E questo doveva rimanere che è un pazzo impulsivo. Perché me lo rendi questa grandissima nemesi? Non lo è, semplicemente non lo è. Cioè, Ramsay non è un personaggio dark con stratificazioni, è un personaggio che tu odi, cioè, neanche uno di quelli che dici amo odiare, no, no, tu lo odi, punto, perché non c'è niente da amare in lui, cioè non c'è niente da capire, è puro male. Se io vi prendo per esempio Roose in questo caso, ma ce ne sono tantissimi di personaggi cattivi interessanti. Però, per esempio, Roose, ogni tanto tu empatizzi con Roose, che attenzione, non voglio dire che giustifico quello che Roose ha fatto, perché non è questo, ma capisci quello che lui sta facendo dal punto di vista di Roose, cioè una persona che ragiona come Roose ha senso che ha fatto questa roba. Poi io non sono d'accordo. Però ha senso che lui ha ragionato in questa cosa qui. È stato un bastardo, ma dal suo punto di vista è logico. Lo odi? Certamente, perché appunto quello che ha fatto è imperdonabile. È più interessante di Ramsay? Ovvio che sì, perché Roose ha delle stratificazioni. Potevamo fare a meno di Ramsay? Assolutamente no. È un personaggio che tu non puoi farne a meno nel libro, non puoi assolutamente farne a meno. È molto importante per quanto riguarda appunto la dinamica di Theon in primis. Non è importante per quanto riguarda Minaccia del Nord, cioè obiettivamente, nel senso, se mettiamo Ramsay contro Stannis, ma Stannis gli fa il culo a padella in 2 secondi, non è che
cioè non serve che entra nessuno altro che 20 buoni uomini. Spero di non avervi annoiato più di tanto, perché questo video penso che sarà lunghissimo, non pensavo sarebbe venuto così lungo, ma è venuto lunghissimo. Penso che tipo ho registrato per 4 ore, ma i miei capelli sono tutti sparaflesciati in aria. Spero comunque soprattutto di avervi spiegato bene Ramsey, che sia arrivato quello che insomma volevo spiegare. Mi scuso di nuovo per l'assenza di 2 mesi o poco più, cercherò di essere più costante nella programmazione, però la costanza, ragazzi, mi dispiace, non è proprio parte di me, cioè sono costante per un tot di mesi, dopodiché devo impazzire, dopodiché ritorno costante, quindi è un po' altalenante questa cosa. Ci tenevo comunque a ringraziarvi sempre per tutti i commenti, per tutti i like, per voi che mi seguite, chi è nuovo, chi mi segue da un po', vi volevo veramente ringraziare tantissimo. Non vedo l'ora di sapere quali sono i vostri pensieri su Ramsey, quindi per favore commentate tantissimo. Anche oggi sono arrivata alla fine del mio Proloquio. Vi ricordo come sempre che se avete teorie di cui vogliamo parlare, personaggi che vogliamo analizzare, nuove rubriche da creare o scene della serie che vi hanno fatto altamente cagare, scrivetemi tutto nei commenti. Vi leggo sempre e rispondo sempre e mi scrivo tutto quello che mi state consigliando. Se volete senza impegno potete anche seguirmi su Instagram. Se vi ci scappa e mi volete lasciare un mi piace sotto al video, io sono contenta. In ogni modo io mi levo dalle balle, come al solito è stato un piacere. Ci vediamo al prossimo video con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao! E di un'innominata, figuratevi... E di un'innominata madre, sì, e di un'innominata madre. Non è vero, che cosa volevo dire?